Ci siamo, buongiorno a tutti quanti, dovremmo esserci. Ci siamo. Sì, buongiorno Gatto. Buongiorno Gatto. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno ragazzi. E buongiorno, no, buongiorno Francesco. un cazzo, come si muta Serino? Ditemi tutti i pulsanti in fila, in ordine. Scusa in anticipo. Leila. Cos'era quella voce? Questo è un gioco straordinario che voi su multiplayer non avete recensito, poi dopo ne parliamo. Si chiama Unicorn Princess. Nel frattempo, e devi andare su impostazioni, il mio equipaggio, Kunda. Esatto, silenzio chat vocale. Buongiorno. Silenzio alla chat vocale di un marinaio. Ok. Bravissimo. Io devo giocare su una finestrella che è tipo 150% praticamente. Ma perché? È la versione Switch, non rompere. Sì, esatto, è tipo la versione Switch, è terrificante questa cosa qui. Li sentite tutti bene? Gabriel, confermami gli Audi. Chiedevo in live se... Vabbè che il gioco è praticamente inesistente stamattina. Dovremmo esserci, tra l'altro noi qui su Multiplay, approfitto a salutare tutti i ragazzi in chat, ovviamente moderatori e tutto quanto, abbiamo fatto un setup, Alessio mi ha obbligato a fare un setup grafico che è stato tipo un'ora e mezza ieri e altra mezz'ora stamattina solo per ritagliare finestre e finestrelle, una roba veramente... Ma com'è bellissimo, qualcuno lo può vedere in live? Grazie a Tazzo. Si capisce, perché secondo me fa impazzire. Tre finestre di gameplay nello stesso spazio. No, ancora non l'ho messo. Anche secondo me. La versione con la faccia grande. Quella grande. Con le facce. C'è solo il mio gameplay. Dov'è la nostra barca? Dov'è la nostra barca? Allora, intanto ricordiamo che oggi è una puntata in cui Gatto ci farà le domande e noi commenteremo e chiacchiereremo. Le domande, l'intervista, faremo una discussione. E non ci focalizzeremo sul gioco. A proposito, avete visto i Golden Globe questa notte o... No, ho dormito candidamente per potermi svegliare e essere fresco per voi. Volevo farti complimenti, Pierpaolo, come grazie. Responsabile editoriale di Retro Addiction. Mi ha fatto un gran perché lavoro loro notte, veramente. Sono stati live 100 ore e al contrario di Multiplayer nessuno ha fatto lavoro. Le news... Nessuno ha fatto le news dei Golden Globe. Stamattina mi sono svegliato per vedere i risultati su Movie Player, non c'era neanche una news, come se non fossero mai esistiti. Un gran lavoro abbiamo fatto, sono proprio soddisfatto del lavoro che hanno fatto stanotte, ragazzi. Ricordiamo, su Movie Player sono stati in tantissimi a commentare, a differenza di Alessio, decine di notizie pubblicate su tutte gli speciali, su tutto quanto, e ovviamente anche di invito pubblicitario a vedere la live. E ha stravinto, Alessio, sei contento? Ha stravinto cosa? The Crown, la regina degli scacchi. Sei stato felice? Hai preferito la vittoria di Laura Pausini? No, quest'anno comunque non mi interessava più di tanto. Più che altro non ho ancora visto Nomadland, miglior film drammatico. Anch'io assolutamente nella visto. Mia playlist. Come lo nella fai a vedere, playlist? Scusami, con i cinema chiusi, Alessio? Sono abbonato al cinema. No. Lui è sempre abbonato a mille cose incredibili. No, è tipo, come si chiamava? Il nuovo Cinema Paradiso. Io sono amico del cinematografo e mi fa entrare, ho la sala tutta per me. Che cos'è questo bambino, questo maiale che viene sgozzato? No, è partito tipo l'allarme antibombe qua, no, sì. A me sembra il camion dell'immondizia che va a marcia indietro, mi sembra di più. No, è veramente anche è tipo qualche cosa. Ascoltate, che ci annuncia un attimo, il bombardamento, allora, io mi silenzio. Mi votate qua per l'emissario dei cacciatori d'oro, per cortesia, di fianco l'omino in tenda. Stai già in barca? No, sono di Pier, ero di fronte a te, torna indietro. Qua. Da lo metto a votare la cosa qui sulla destra. Grazie. Dov'è a che si vota? Qui. Grazie a Boots per l'abbonamento, è partito anche l'hype train. Vota per diventare emissario. Okay. Perfetto, bravissimi. Io ringrazio tutti quanti anche i miei per l'hype train di livello 3. Grazie a tutti, ragazzi. Adesso non ci perderemo troppo in chiacchiere perché sennò non riusciamo a entrare in discussione. Scusa, Gatto, perché tu hai un hype train di livello 3 e noi stiamo a malapena a livello 1? Questa cosa perché non io sono partito in live perché... in orario, Pier. Non va bene. Perché a lui ha tutta l'audience in didattica a distanza. Noi abbiamo certo. La gente che lavora. O al massimo noi siamo negli RSA, ma in questo momento stanno facendo la terapia e gli danno le pillole. Cos'è sta? Scafo sovrano imperiale. Ah, l'ha messo... Sì, le gambe, io intanto... No, io volevo solamente mettere i miei cannoni bellissimi che la gente non apprezza abbastanza. Allora, ragazzi, grazie per gli abbonamenti anche a voi. Cioè, guardate che regia qui sotto che c'è, ragazzi. Ma qui veramente, ma altro che Hulk di Ang Lee qui, proprio. Una composizione
di quadrati gameplay. È una roba, secondo me, se lo guardi diventi scemo, secondo me, il nostro gameplay in questo momento. Perché è una roba esatto. Veramente da perderci la vita completamente. Però se volete, qua è come morire due volte probabilmente. Ma piaceva Alessio sto vomito. E quindi allora, mi dovete promettere che nell'arco di queste infinite tre ore uno scontro navale lo facciamo. No, okay. Va bene, promesso. Hai dei cannoni incredibili. Hai. Sono di viva pignata, sono. Guarda, sei contento. Bellissimi. Non sono belli, è vero. Chiunque me lo abbia detto, è vero. Ha ragione. La versione World of Warcraft, lol, tipo. Esatto. Andate a votare la missione adesso sotto qua. Ancora, sotto... Che palle! Nell'ufficio del capitano, dove tu... La piattaforma Rousseau è tutto da votare qua, praticamente. Poi andiamo in comune, depositiamo, facciamo un po' di cose. Ecco, col notaio. Ma scusa, ma si dà un nome alle barche? Purtroppo no. Purtroppo è una grave mancanza, assolutamente. Ma dove devo votare? Mi dice proponi missione, mi dice. No, di fianco, un po' eccolo, più eccolo, eccolo, eccolo. C'è un pappagallo morto lì. Sul pappagallo che ho ucciso io, gli ho messo il coltello. Ma dov'è la casa del capitano? Dov'è la casa del capitano? Sulla no, come? La casa del capitano. La casa del capitano. Ah, eccola. La cabina. La casa del capitano. Io mi sono vestito da emissario del cacciatore d'oro. Marco, il fatto che io sia più grande di loro è voluto da Alessio. Cioè, non cagate il cazzo perché io sono più grande di Alessio e volete Alessio al quadrato mio. Così è, punto. Parlano del, più che altro del gameplay, non tanto delle facce. Il suo è più grande, ragazzi, perché streamando lui la qualità dello streaming sua è superiore. Diventa un disastro, se no. No, mi dite cosa devo votare? Dove devo votare? Ah, c'è una scrivania, dentro. Alessio. Dove c'è qua? Qua di fianco. Ma se scritto proponi, allora propongo una missione. Più a sinistra, più a sinistra, più a sinistra. Ah, ma guarda te che bordello. Ma il menu, ma questa grazie roba tutti, di fare tutte queste cose diegetiche che ti devi avvicinare alla cosa, ma se comparisce un cazzo di menu, una UI bianca e nera con scritto vota e basta. Ho capito, ma no, si andare... perde tutto il senso del fare il pirata, dai. Ma perché ti sembra di fare il pirata giocare? Certo. Però mi dice vota per annullare il viaggio. Guarda che oggigiorno ormai i giochi... Datemi una mano a tirare sull'ancora, per favore. Sì, arrivo. Oggigiorno i giochi devono rendere tutto molto più complicato per rendere più vera l'esperienza. Dimmi un gioco che ha, dal 2018-19 in poi, un menu o comunque una KOD che sia facile per l'utente, che non sia qualcosa che ti spinga ad essere più veritiero o complicato rispetto a quello che dovrebbe. Bella domanda questa cosa qui. Perché c'è uno che pesca? Perché no? Perché è perfetto per chiacchierare, pescare. Sai che c'è una missione dedicata interamente alla pesca? Nuova? Sì, è una rottura di coglioni, però c'è. No, sapevo. Però... Non lo so, effettivamente un gioco che ha un hood... 20 secondi. Una bella domanda. Ma lo scrivi cosa, Gatto? Secondo me anche parte del successo di Valheim è proprio questo, cioè che ha semplificato tantissime cose che in quel genere erano state rese un po' troppo complicate da tanti, che ne so, Ark, Conan, Exile. Sì, ma non è che sono resi complicati perché sono stronzi. È che non ci sono proprio, dici? No, è che lo fanno complicato appositamente proprio per farti capire che, guarda, non è più un videogioco, è un'esperienza di vita. Tu ti stai vivendo. Però, Gatto, poi la gente si rompe il cazzo, infatti che cosa succede? Quello che è successo è quello che semplifica. Un po' come gli RTS, come l'evoluzione degli strategici in tempo reale, robe del genere, raccogliere le risorse... andato pian piano sempre più automatizzandosi le parti più rotture di palle, lasciando al gameplay, al gioco vero e proprio, alla parte sfidante, la parte più sensata, quello che rimaneva. Cioè, secondo però me è proprio per quello che oggi survival. Per puoi dirmi una parolaccia, Alessio? Cazzo. Vedete molte? Vedete RTS? Capisco perché sei su una vela, Alessio, invece che sopra la coppa. Perché sei su una vela? Perché volevo però sperimentare le mie doti da equilibrista. Perché marinai siete. Non sapevo che dovevo fare, c'è dato le un compito. Davanti, c'è le dato... davanti. Ok. Non c'è dato un compito. Ma guarda te che cannoni, eh. Hai prendi livello 4, dai. Ma pure forza. Le vele, Devo vedere a Pierpaolo che noi arriviamo al 5.
Noi siamo arrivati, abbiamo fatto il nostro hype train, è stato un successo di livello 2, è stato, però è stato un successo comunque. Beh, è stato un successo, l'importante è quello. È stato un successo, esatto. Qual è stato il massimo di hype train che hai fatto, gatto? Un livello 5, non ricordo quale percentuale, non mi ricordo sinceramente. Beh, livello 5 ovviamente. Noi Pierpaolo dove siamo arrivati? 600 cos'era? 600? Noi 600% con il tuo tagliaggio di capelli, e invece abbiamo fatto, mi sembra, 800. Tirate sulle vele nel frattempo. 800 all'ultimo cortocircuito. Ok, 800 col cortocircuito. Sto tirando sulle vele io, eh. Ma siamo già arrivati? Cioè è stata così corta oggi la missione? È finito, infatti possiamo chiudere e andare a dormire. Bellissimo. Posso saltare da un albero all'altro? Sì, che lo puoi fare. Ammazzarti, sì. No, guarda che puoi scendere proprio saltando tra un albero e l'altro. Voglio vedere farlo. Dai, vai. L'ho già fatto. Ho già fatto un salto. Ma è incredibile. No! devo mangiare. Datemi da mangiare. Ce l'ho il cibo, com'è che si tirava fuori il cibo? Un hood bello. Non lo so, usi il pad. Un hood bello, guarda, però nella sua complessità forse Death Stranding. Buono. Che ti dice un po' tutto. Sì, però è un casino, naturalmente. Sì. Sì, però non è una roba rapida. Una cosa che apri e fai quello che devi fare. Prendiamo anche un Red Dead Redemption, che è meraviglioso, ma è la cosa che me l'ha fatto mollare. No, è meraviglioso perché è tutto realistico, è tutto vero. Beh, tutto... Chiaro, gatto. E ti sei rotto il cazzo, infatti. Appunto. Gatto, lì c'è anche un altro problema, Lì c'è il problema che dopo 200 ore in alto a sinistra continuano a comparire per salire sul cavallo. È vero, è quello è incredibile. Pure perché ti tratta da stupido. Mamma mia. Ma quello tutti i giochi loro, perché anche GTA... Per camminare, premi leva sinistra. Cazzo, sto a 250 ore! D'azione! Sì, quella roba lì, davvero, non capisco su che sia basato. Guarda, stesso problema c'è la Ring Fit Adventure, che ogni volta che lo accendi dice... Oh! Ma perché lì ti deve ricordare che sei un ciccione. Dice, allora, che non ci vediamo da un po'. Cioè, se ti formicola il braccio sinistro, chiama subito il 115. No, il 118. Premi il tasto rosso, premi. Non esiste più il 115, 118, 112, è tutto 112, Veramente? No, solo a Roma. Dicevano che però, sì, solo a Roma, le altre regioni non tutte ancora. Grazie a tutti nel frattempo per... Quindi se stai per morire, stai in Veneto, saresti morto. Chiamo il 118, non è un problema. No, mi sa solo tipo il 115, che forse che è tipo la guardia forestale, tipo una roba del genere, il 115. Ditemi se volete che tiro l'ancora. Anche in Lombardia. No, guarda che non serve, dovremmo arrivare proprio adagiati, tranquilli. Perché non mi fido proprio di voi, minimamente, quindi... Ma ho fatto tutto io? Come? Comunque Alessio è bravissimo. Volevo introdurvi oggi, non era tanto l'HUD, che vabbè, per carità, potrebbe essere anche una cosa interessante su cui parlare, ma il fatto che adesso abbiamo visto 2 su 3 delle major che presentano cose, Nintendo e... Che ci provano almeno. Esatto, Nintendo. Ma l'hai vista solo tu, Nintendo che presenta cose, l'hai vista solo tu, però. Intanto hanno mostrato Mario Golf, assolutamente. Vov! Proiettati nel futuro! Guarda, se ne parla dappertutto, c'è Trump che è entusiasta di Mario Golf. Intanto dobbiamo trovare il dipinto del serpente gigantesco sull'isola più a est, quindi questa qui a sinistra. Come quella cazzo a sinistra? Tira fuori la mappa. Dovete leggere gli enigmi, però. Ma quali sono? Quale mappa, scusami? Allora, nella cosa delle missioni... quest, nel menu radiale delle quest c'è missioni, esatto. Se dei tesori vuoi ritrovare su Snake Island, devi defecare. Trova esatto. Un gigantesco sull'isola più est. Aspetta, che defeco sull'isola est. Che significa senza fare tappa? Trova il dipinto del serpente gigantesco sull'isola più est senza far tappa. Senza fermarti. Non ti puoi fermare. Perché se ti fermi, che succede? Non vale? Ti resetta. Ti sparano. No, non credo. Cosa non devi fermare? La barca, credo che fosse giusto per... Sì, per fare la rima. Esatto, bravo, ragazzi. Allora, che cosa hanno presentato? Non è tanto su cosa hanno presentato, ma come dicevate giustamente voi, anche l'ultimo cortocircuito, ha senso creare hype o comunque dire «Oh, stasera tenetevi liberi,
perché facciamo la diretta e poi dopo fare quella diretta. Sì, esatto, quello è un problema. È stato drammatico e tragico per quanto mi riguarda, quello che abbiamo visto. Ovviamente mille scheletri. Io sono caduto in acqua, sono morto. Io ho fatto di tutto proprio. Io sono appena avevo iniziato a fare una minima conversazione. Però, ci sono gli scheletri, ci si ferma un secondo, si risolve la situazione, si riporta la normalità. E poi si parla di minchiate. Secondo me, Gatto, il timing perfetto è in navigazione si chiacchiera sull'isola, perché in quattro diventa difficilissimo. No, è vero, solo che siamo arrivati subito. Ma siete morti tutti? Sì, è arrivato. Ma fate cagare però, Ma senti chi parla. Però lo sai che cosa, Gatto? Secondo me ormai siamo arrivati al punto che è un po' anche fesso il pubblico che ci crede volta. Non sono d'accordo. Allora, cioè, da una parte non si apre loro. la porta. Devi aspettare. C'è un cooldown. È vero che siamo coglioni noi che ci aspettiamo qualcosa. Però è anche vero che dopo un anno e mezzo di silenzio stampa, tra virgolette, di Nintendo, anche lì, sì, ma infatti al 35° anniversario di Zelda, tra l'altro, non è che mi aspettavo che mi presentassero, che cazzo ne so, il nuovo Smash, il nuovo Mario Kart o un nuovo titolo incredibile, Skyward Sword. No, beh, quello non me lo aspettavo proprio. Cioè, me lo aspettavo, però non così. Insomma, qualcosa me lo aspetto. Io non sono assolutamente d'accordo con te, Francesco, sai, perché secondo me lì l'errore è solo ed esclusivamente del publisher. Non ha niente a che vedere con le persone, entrambi. No, perché comunque se arrivi e presenti il Direct, per quello che mi riguarda, se arrivi e presenti il Direct, cioè se sei ritornato a mettere in piedi il Direct, necessariamente devi fare qualche cosa di grosso, perché altrimenti facevi Ti fermo un secondo, Pier, perché l'isola è sbagliata, ragazzi. L'isola è quell'altro posto. Le nozioni base, purtroppo, di geografia le ho sminchiate e siamo andati a ovest e non a est, colpa mia. Quindi era l'altra, quella grande era, quindi. No, ce n'è un'altra. In fondo. È un'altra piccolina, sto andando. Est e destra, scusate, me lo dimentico sempre. Buongiorno. Scusate, prego. Però non riesco ancora a capire dove cazzo bisogna. No, niente, dicevo, quindi secondo me a sbagliare per me è sempre... Il publisher. Sì, perché comunque, ripeto, non è che ha fatto le ventine, ha detto guardate, sto per fare in indie, stiamo per fare una roba piccolina, cioè comunque hai tirato fuori il concetto del Direct. E per me quando tiri fuori il discorso del Direct, cioè hai preso una decisione, cioè hai messo in piedi una cosa ben precisa. E almeno lì qualcosa di nuovo hanno fatto vedere. Rispetto invece a Sony, che ne ha fatto vedere uno. Cioè, non lo so, per me è veramente la lotta complessissimo dire chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, secondo me, in quella roba. Si chiama concorso di colpa. Sono state assolutamente terribili tutte e due, ma era questo il discorso. Ci aspettiamo un anno di questo, sostanzialmente, perché... Orca miseria, questo c'è il bidone? No. Scusa, perché non li prendi? No, perché perché li carichiamo magari con la nave e quando siamo di ritorno. Magari troviamo anche... Stanno arrivando altri giocatori, Stanno arrivando altri giocatori? Sì, ho visto una nave... Eccolo là, è uno sluppetto in arrivo. Però, se uno che sa giocare ci apre tranquillamente. Vado in barca, torno in barca, difendo il porto. No, Alessio, meglio di no. Sono caduto per un burrone. Sono caduto per un burrone, che significa? Non lo so. Nel senso che ha visto il burrone e si è spaventato ed è caduto per colpa del burrone. Guarda, stanno fermi alla cosa, stanno fermi alla chiatta. Io sono al serpente, comunque. Dove sei? Vai, Io sto cercando, dove sei? Guarda, tiro fuori la mappa. La leggo, eccolo qua. Col serpente, hai ragione. Ma il telefono puoi vedere. Indizia il pennone con issata una bandiera lacera sull'isola. Centrale. C'è mia nipote qui. C'è mia nipote qui. Ma stai zitta, Alessio. Ha fintato il vomito per stare a casa da scuola. Volevo farlo sapere alle maestre e alle professoresse che ci seguono da casa. Allora, guardate, io intanto porto anche questa cassa, questo forziere del capitano, per arrotondare le stoffe. Non le portate, perché o le prendiamo bene, perché se le bagni con l'acqua non valgono niente. Ha suonato il campanello. Capito? Non sapevo sta cosa, fighissimo. Se le bagni con l'acqua non valgono niente, quindi devi... Quindi o troviamo la sciallupa... Come bagnare nell'acqua? Le metto verso l'alto? Le tengo sulle con le braccia alzate? No, o le carichiamo direttamente con l'arpione, oppure con una scialuppa che non abbiamo. Ma io direi anche di lasciar perdere, visto che è più il tempo che buttiamo via. C'è una roba che brilla. È una missione.
Ah, non la prendo, quindi l'evito. No, no, possiamo fregarci. Facciamo quello. Ecco che... la bandiera lacera. Vieni per Paolo, fai vedere dove qualcosa. Dove cazzo la riesci a trovare tu, questa roba qui? Non so manco dove sei, dove gatto. Cioè, eri dietro di me. Eccomi ah, ecco qua. No, stavo guardando la messaggio. C'è la bandiera. Suonami un sonetto. Ok, suonerò un sonetto. Perché bisogna suonare il sonetto qui? Altro. Te lo suona un sonetto. Sono assolutamente due conferenze diverse, me ne rendo conto. Ecco qua. Ma non era tanto quello. No, perché io ho portato però la fiamma ardente dipinta sulla pietra all'isola più a ovest, e quindi dobbiamo ritornare dove eravamo all'inizio. Guarda, ci sto io lì vicino. Quindi perfetto, sette passi sud-ovest e scava. Ok. Per me il problema è che secondo me non verrà presentato molto di più quest'anno. E a questo punto non creare hype o comunque non venirmi a dire ehi, facciamo la diretta. Preferisco veramente... L'approccio di Aaron Greenberg. Hai visto ieri che cosa ha twittato? Sì, sì, ha fatto bene lui. Ha fatto bene, ha fatto Non ho letto. Ha detto una cazzata, non aspettatevi conferenze dove buttiamo Elden Ring, per esempio. Esatto, ha detto proprio quella cosa di Elden Ring è una stronzata. Quindi non ve l'aspettate questa roba qui perché non è quel livello di conferenza, appunto. Cioè, l'ha detto perché la gente poi dopo ci mette un attimo a andare in hype perché è un anno che non esce un cazzo. Però poi lo sai che è cosa un anno è in cui non uscirà un cazzo. Non è solo che non esce, è un anno in cui non uscirà un cazzo. Sì, no, è vero assolutamente. Allora, non è uscito un cazzo, però a livello di comunicazione nell'anno scorso, di roba che non fosse in uscita a breve, di grossi annunci nel 2020 ce ne sono stati. Ce n'è uno qui in mezzo che non trovo. Allora, sud-ovest. A parte God of War 2, durante la conferenza PlayStation 5, di annunci big ce ne sono stati l'anno scorso, che ti facciano dire cazzo non mi vedo aiutate? L'ora. Sì, ti sto, stai calmo, stai rilassato. Pieno di gente. Saranno 60 tra l'altro, io direi che posso quasi, mi prendo il rischio, vi dico ufficialmente che il gioco di Natale sarà Horizon 2 PlayStation God of War 2022. Cioè fai presto, perché è l'unico gioco sul mercato. Esatto. A Natale. Più che altro Horizon esce anche su Play 4, quindi secondo me è un gioco praticamente già pronto. Sì, sì, è chiaro da quel punto di vista. Perché stai raccogliendo tutta sta roba invece di portarla? È perché quello là si raccoglie subito. Adesso vado. Erano i soldini. Sono d'accordo assolutamente. Alessio, allora, tirato giù le vele, te ne stai andando? Guarda, se volete prendere, qui ci sta un teschio che sulla riva. Il problema è che Alessio ci sta abbandonando. Mamma mia, lo scherzo! Ha fatto lo scherzone! Ma sei noioso, è veramente noiosa questa cosa qui, eh. Cioè, veramente... Vai, ora gli rubo così, la nave. No, se votiamo non la può più fermare e diventa un problema visto che abbiamo le robe in mano. Ma tanto non la ferma comunque, quindi tanto vale bloccarlo. Perché tanto no, ma vi vengo a vi volevo venire a prendere dall'altra parte dell'isola dove eravate voi. Aspetta, fermati, Alessio. Fermati. Che poi adesso ci stanno pure i giocatori là. Guarda, ma li vedete? Sì, sulla nave. Mi vedete? Vela, Alessio. Tira sulla vela centrale, altrimenti non un galeone gigante davanti alla mia faccia. No, non potete parlare tutti insieme. Tira sulla vela. Tira sulla vela. Ma perché devo tirare sulla vela che poi non si muove più la barca? Rimetta, stai andando dalla parte sbagliata, non dove rimetta siamo noi, Alessio. A posto la candela. C'è comunque una cosa che si chiama inerzia, Alessio. Per favore, tira sulla vela. Tira sulla vela. Tiro sulla vela. Comunque è simpatico come il napalm, eh? Sì, veramente ma poi originale, fa sempre solo sta cosa, cioè proprio la grande originalità d'Alessio. Che faccio? Prendo la nave. Guarda, adesso mi mangiano gli squali per colpa sua. E poi adesso che ho tirato sulla vela sono fermo in mezzo al mare. Gira a sinistra. Mamma mia, che noia, mamma mia. Sto rimpiangendo Lino, assolutamente. Mamma mia, che noia. Pierino è uno molto più bravo di te a giocare. Ci stanno bombardando, ragazzi, comunque. A chi stanno bombardando? A noi ci stanno bombardando. Sì, a noi ci stanno bombardando proprio con le palle. Ecco. Anche la mia barca, stanno sparando alla barca. Stanno sparando perché sono i scheletri. Sono gli scheletri, Francesco. Gli scheletri. Salve, sono i scheletri. Ho detto solo che la GL era moscia. Scusate, cosa devo fare? Mi avvicino o no? Fermati.
schermo. Mettiti in galera da solo, Alessio. Dobbiamo andare a sud-est. Ma voi siete... Come... Perché siete sulla barca quando siete arrivati? Da mo... C'è roba interessante qui dentro? Abbiamo preso il pedalò, Ale. C'era il pedalò giù arriva, abbiamo preso se i punti sud-est. Il moscone, vedere. Il moscone. Alessio? Dimmi. Alessio, vai a sud-est. Alessio? Sud-est. Come si guardava la bussola? E qui davanti alla fianco. Ce l'hai davanti al timone, Alessio. Ce l'hai davanti al timone, Alessio. Faccio il giro a destra però, faccio il giro a tribordo. Se avete raccolto roba, ricordatevi di andarla a posizionare, se avete raccolto roba. Stai andando a nord, Alessio. No, ma faccio il giro così perché ho paura di sbattere contro l'isola e ci stanno bombardando. Gli avevate ucciso gli scheletri. Tornando no, l'ho ucciso. Che abbiamo la via libera qua. Big annunci, a parte God of War 2, l'anno scorso... Horizon. Ma l'anno scorso Horizon. Era sempre... Sì, l'hanno nella stessa conferenza. Non era. So se era okay. Secondo me era la stessa. Sì, era la stessa. Però il fatto che sia uscito, però c'era Demon's Souls. Che, cioè, comunque è uscito, però sti cazzi l'anno scorso. Ma Demon's Souls non era già anche quello. Si vociferava già da prima. Cioè, vociferava un po'. Ragazzi, Galeone Pirata. Se lo volete affrontare, direi di no. Non, andiamo su sud-est, va là. Quindi non mi date la mia battaglia, non mi date l'onore del mare. Ne riparliamo più tardi, Alessio. Sì, scusami, l'ultima dritto. Cosa, gatto, poi non parlo più di Sea of Thieves. Certo. Adesso dritto è il pirullo rotto. No, perché prima una volta era stock. D'oro. Giralo, senti stock. Allora, c'è il pirullo con ti gli stanno anelli. Stanno bombardando. C'è il pirullo bomba. Con gli anelli, che quando è dritto fa tonk. Chi è che ci ma stai girando verso destra? Oh, dietro, ragazzi, ci stanno bombardando al culo. Sì, ci stanno riempendo di botte al culo, Alessio. Vabbè, dai, cioè, allora andiamoci. Andiamo, veloci. Sto riparando io, Ci hanno spaccato la ancora. Vabbè, dopo un po', guarda, ragazzi. L'ancora, pronti. Ma sono pirati, così posso se vi avvicinate a l'ancora, chi è che ha buttato l'ancora? Loro con le palle speciali ci hanno buttato giù l'ancora. Le palle speciali, le sai bene. Senti. Se volete, se ci avviciniamo a un'isola, ci dovrebbero lasciare stare. Sì, ma in realtà basta andare dritti e arriviamo al nostro punto. No, stiamo andando a sud. No, in realtà siamo fermi, se non sbaglio, perché... Siamo fermi! Sì, perché c'era l'ancora prima, adesso c'era riparte. L'ancora, ragazzi, sto portando le palle speciali per rompere il culo. Le palle rompiculo ho preso. Bravissimo! Vai, che io mi butto in nave da loro? No, non ce la faccio. Alessio, occhio che stai entrando dentro quell'isoletta. La barca, la pensavo dentro la barca. Porca troia, per pochissimo. Ecco, hai sentito preso. Il tonk, torna indietro. Alessio, torna indietro. Vai, ancora. Vai, ancora ragazzi, un po'. Dai. Fermo, l'hai sentito il tonk? No, non sento ci perché ho il come ragazzi. Si chiama? No, fermo dritto così, vai dritto. Torna dov'è? Ho il volume spento del gioco. È un problema questo. Allora, torna indietro, ti faccio vedere ancora. No, era giusto. No, ma l'ho visto. Ragazzi, ci stanno massacrando. È questo qua. No, tranquillo. Adesso vado a riparare comunque, vado a fare un check. Ma ci hanno preso? Sì, un paio di volte. Qualche volta. Beh, arrivo anch'io a riparare allora. No, ma sotto è abbastanza tranquillo. Io sto aspettando se cosa, sia cosa volete che mi avvicino? Dovete dirmi cosa volete fare, o scappare o non scappare. O ti ci avvicini o ti attacchi a cazzo, lei, così non ma sai. Ma io direi di andare via dritto e basta. Avvicina a sinistra, ruota a sinistra che gli bombardo. Brava! Presa proprio in pieno. Bomba incendiaria. Si stanno sferrando. No, non avevo la palla. Guarda che bella che ha preso fuoco. Che grattata. Sì, l'ho bombardato con tutto, l'ho bombardato. Aspetta, che mi butto da loro. Ok. Dai, vado anch'io. Opla. E cosa c'era dentro? Niente, mi lasciate qui da condurre la nave. C'è il potere degli eroi dentro, Alessio. Avvicinati però, Alessio, perché altrimenti così non risolviamo un cazzo, eh. Ma non è che mi devo avvicinare, cioè sì, come non è li che possiamo posso... far tornare, Alessio? Non li no, far no, tornare. Poi torniamo col coso, poi torniamo con... Col tritone. Col tritone. Esatto. Però loro hanno cosato, Cos'è cosato? Cosa vuol dire cosare? Che è cosato, cioè... Grande puffo? Hanno cosato? Hanno riparato, Quindi non posso farli affondare. Maledetto. Ok, l'ho ucciso.
Avete ucciso il capitano, io sono senza palle, porca troia. Mi dispiace. Sono senza palle. Oddio, 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 dove stiamo? Dove stiamo? Eccomi, eccomi, eccomi! Oppa! No! Che stai facendo? No, ero salito sulla nostra nave col coso del Grog, mannaggia. Ma chi la... ci sta sparando ancora? Stanno bombardando, qualcuno, esatto, qualcuno colpisca! Io sto sparando come un maledetto, eh. Fermatevi, fermatevi, porto, c'ho un bel forziere. Si è rotto, ci hanno fatto qualcosa. L'ancora, sì, l'ancora, hanno piantato l'ancora. Bene, meglio così, meglio così, così meglio mi raggiungiamo. Così. Meglio così, riparate. L'importante è che guardate sotto e riparate. Sono andato a riparare tutto. C'è una più sincronizzata di sempre, confermo, confermo. Porca troia, ragazzi, stiamo affondando. Alessio, Alessio, corri, vieni, vieni, vieni a risucchiare l'acqua. Fai la punta di sentina, Alessio. L'idrovora. Che cazzo è stato quello? Alessio, Alessio però devi dargli una mano. Alessio, vieni a risucchiare l'acqua, perché altrimenti qua siamo fottuti, eh. Alessio. Ragazzi, la nave è praticamente affonda. Alessio? Alessio, non si sa che sta facendo, presidente? Presidente? È andata, è andata, è andata. Abbiamo perso tutto. Come è andata? Eh sì, è sotto ormai. Alessio, Alessio si sta... Come si mette in sedia? No, siamo appuntati. Alessio, no. Alessio, hai fatto non tutta la partita in cui sei rimasto fermo al timone mentre affondavamo. Cioè, veramente, il capitano del Titanic. Ti manca, no, però a un certo punto sotto. È stato bravissimo, ha rubato la nave e rideva. Che sega. Eh sì, sì, infatti, veramente il campione. Guarda, guarda, poi guarda la ripresa. Dovresti vedere la nostra, no, ripresa. No. Oh, ragazzi, io sta arrivando lo squalo, sta arrivando uno squalo, mi sta per mangiare. Che tristezza proprio, veramente, veramente. No, proprio... abbiamo perso lo status. Cioè, veramente, che schifo proprio. Vai. Che schifo. Gli squali sono scomparsi? No, effettivamente non ne ho trovati io. Ce n'ho uno, ecco, ce n'ho uno che mi sta per mordere. Che schifo. Però meno del solito. Una volta entravi in acqua... Gli squali sono scomparsi, sono appena stato sbranato da uno squalo. Sì, però in generale ce ne sono molti meno rispetto agli inizi. Una volta appena mettivi in acqua... secondo me sì. Vabbè, dai, che culo. Guarda, ho trovato un forziere nuovo. Io veramente sono schifato da Alessio proprio in questo momento. Veramente. Non funziona niente, non capite, sì, non sento niente. A partire dalle tue mani non funziona niente, Alessio. Quella è proprio la primissima cosa che non funziona. Poi ma non ci senti? Sì, certo ci senti, non senti che risponde. Sento, però non, ancora non sono a posto. È soltanto una... è soltanto una scusa. Che schifo. Dai, 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 ripartiamo. Tranquillamente, sì, andiamo all'isola a forma di rene. Sto... a forma di mene? Di rene. Ah. Di la rene. La forma strana di mene, perdonami, come te lo rappresento. Non lo so, ma è forma di Irene. Rene, rene, ah, il rene. E poi il mene è tipo, capito, una vena. Una vela, scusami, una vela. Dattimi una mano qua con l'ancora. È la vela della castità. Arrivo, arrivo. Sto arrivando. Che cos'è? La vela della castità. Comunque, allora, stavamo dicendo, eccoci. Allora, annunci, bomba... non, allora, non mi ricordo se erano sugli stessi. Gran Turismo. Sì, c'era l'evento quello con Gran Turismo. Horizon, no, allora, Demon's ovviamente, Souls, sì, esatto. E mi sa God of War. Era poi che finiva God of War, quel super evento lì, comunque, che avevano fatto un sacco di roba. Ma oltre a quello, dalle altre parti, big annunci non ne hanno fatti. Vabbè, zero. C'era stata la conferenza Microsoft, molto figa, con tanti titoli, che non sì, si sa niente, nuovi IP, mistero. Sì, esatto. Sì, confermo. E quindi, no, niente. Come ti dicevo, dopo quella roba lì, che l'anno scorso hanno fatto poco e niente, se non per l'evento PlayStation 5, per pompare quelle, qualcosina, ma ina, Nintendo, la gente quest'anno si aspetta a qualche speranza. Di vedere che cosa, dici? Di vedere qualunque cosa. Ma perché il momento ormai è quello, eh? Cioè, PlayStation è Ratchet, Returnal e Horizon. Che non hanno fatto vedere comunque lo State of Play Ratchet, perché ne faranno uno dedicato. Hanno fatto, però hanno dedicato. Hanno pure fatto vedere due ore di quel gioco. Crash Bandicoot, non ne hanno spesi due per far vedere qualcosina in più su Ratchet. Potevano. Sì. Alessio, ma che stai facendo, Alessio? Senti, un attimo una cosa, mi disconnetto da Discord, ti si incasina tutto? Sì, tutto quanto, sì. Ma, perché, qual ma è torna problema? A posto dopo se mi riconnetto? Non credo, perché dovrebbe reinvertire le finestre. C'è l'NDI, poi. Mi dici qual è il tuo problema, Alessio? Cioè, c'è la finestra aperta? L'audio. C'è il portone aperto, sei tutto perfetto, sei. Ti faccio anche la rima. L'audio. Con il portone aperto risulti un uomo perfetto. Scusami, gatto, ma il coso lì... il cacciatori d'oro, lo status, sì, cacciatori d'oro, va ripreso.
No, 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 come facevo a riprendere? Eravamo no, ma andrebbe casa. Ripreso, andrebbe, no? Sì, però dovremmo andare fino a un coso. No, vediamo se, se di strada lo troviamo bene, se no amen. No, no, Alessio, hai la telecamera al contrario. Ok, adesso è tornato bene. Ma poi che audio ti si è scollegato? L'audio dicono, nostro una assonanza, non una rima, eh? Attenzione, è Piero. Vero, è vero, non è una rima, sì, sì. Sono attenti, bravi. No, è vero, è vero. Horizon rinviato al 2022? No, non credo. No, Horizon è l'unico che esce. Come dice Francesco, Horizon è l'unico titolo che uscirà quest'anno. Gran Turismo si sapeva da una vita e mezza. God of War, no. God of War ci crede soltanto... Secondo me soltanto nessuno ci crede. Non so chi possa credere a God of War quest'anno. Ma avevano dato un anno per God of War o semplicemente... Sì, 2021. Ah, avevano detto 2021. Ok, ok, sì, non sì. Ricordavo male. Che sì, però era proprio... Abbiamo riso tutti all'annuncio con God of War 2021. 21, tranne la chat che sì, esatto, tranne la chat, ancora oggi ci sta gente che continua a dire che God of War esce quest'anno, cioè c'è ancora questa convinzione. Voi non avete seguito il Pokémon Direct perché siete troppo grandi? No. Ah, l'hai visto? Me lo sono fatto io il Pokémon. Ah, te lo sei fatto tu, perfetto. Era dentro al cortocircuito, quindi quando sentirai il cortocircuito di venerdì te lo ritroverai dentro. L'ho sentito, però non ne avete parlato troppo. Abbiamo seguito con io e Vincenzo, eravamo il Pokémon Presence. Okay. Ecco, quella data molto... 2022, inizio 2022, quanto ci credi? Ma guarda, il marzo-aprile 2022 non lo vedo così impossibile. Cioè lì è tutto, secondo me, è tutto collegato a Switch 4K. Quindi lì è capire se agganciano Switch... ma l'hai visto lo stato di quel gioco lì? Sì, sì, è o esce così, dietro. Perché no, nel giro di un anno hai mai visto giochi che rivoluzionano così tanto? No, vabbè, ma perché lì chiaramente, ti ripeto, c'è chiaramente Switch Pro, quindi lì è da capire se è agganciato a Zelda, e allora arriva quest'anno, o se invece veramente li fanno tutti in avanti. No, Zelda no. E allora spostano l'anno prossimo e allora fanno l'uscita a marzo-aprile di Switch Pro con Pokémon e poi a settembre-ottobre-novembre invece fanno Zelda 2. Io mi stavo facendo tutti i due conti proprio per Zelda, perché adesso hanno detto che esce Skyward Sword a luglio. Sì, esatto. Poi rimane agosto, settembre, ottobre, novembre e vabbè dicembre, 5 mesi. Si vociferano Wind Waker e, Twilight Princess. Sì. Non rimane più spazio poi per... E Pokémon, chiaramente. No, l'altro Zelda, per Breath of the Wild 2. Perché sono completamente pazzi e fanno uscire 4 giochi di Zelda nello stesso anno, dicendolo quanto 2 mesi prima. Ragazzi, io sto riparando. No, per il momento è sotto, però cominciano a essere... Che ci sta un mare della Madonna. Se riusciamo a uscire dalla tempesta sarebbe... Ci sto provando, ma non so se sto andando più nella direzione giusta ormai. Se mi date una dritta... Sì, stai andando nella direzione giusta, perché le nuvole sono alle spalle, quindi... No, parlavo dalla mappa. Stiamo andando verso l'isola giù. È a metà. Nel piano primo. Dimmi, Alessio. Adesso mi sa che ne stiamo uscendo. Ma te lo ricordi, Alessio? Ma questa a sinistra. Dove sta? Dove è tutta a sinistra, sta tutta ovest. Sì, l'ho visto. Mi disconnetto, Ma perché? No, ma qual è il problema? Ma perché ti disconnetti? Perché non sento niente. Ma come? Ma rispondi! Ma se ci stai rispondendo, Alessio, ma perché devi dire sta stronzata che non senti niente? Disconnetto. Dai, Alessio, non fa il coglione, mi incasini tutto, Alessio. Niente. Lo fa il coglione, non c'è niente da fare. Ti incasini, dai, magari rientra nel buco giusto. Stavamo dicendo, non lo so, tra tutti quegli Zelda io non la vedo così impossibile che possano fare tutti quegli Zelda, onestamente. Ma ho capito, negli scaffali, quindi vuol dire che verso novembre ti trovi 4 Zelda diversi. Sì, vabbè, ma 2 2 remastered, ma 3 sono remastered. Sì, ma magari sono addirittura digitali, di altre 2 sono proprio solo, cioè, mentre magari Skyward Sword dei controlli. No, per me va nei negozi. Non lo so, a me pensare che Twilight Princess e tirate sulle le vele intanto. Sì, sto già facendo io. Si mettono a fare un lavoro così di fino. Tra l'altro una merda, altro che di fino. Ma a me Skyward Sword mi è sembrato quello per Wii. È proprio quello per di Wii. Bene 80. Hanno lavorato 10 minuti semplicemente per riadattare i comandi. No, magari anche di più. Nei comandi sembrava avessero fatto una roba effettivamente un po' più figa. Esatto. Cioè non è comunque un gioco. Sì, ma gli altri non lo so, per me gli altri due pensare
Io pensare che gli altri due invece si mettano a fare sto lavoro incredibile di remastered, ci credo veramente. Vabbè, Wind Waker è praticamente pronto, c'hanno la versione Wii U che è comunque straordinaria. Apposta, esatto. Dico, secondo me saranno due remastered HD in digitale e tenete scaricate insieme a 29,99 o a 39,99. Io non credo che o a 59,99 o forse anche a 69,99 visto che sono due, conoscendo Nintendo. Non penso che si mettano a fare un lavoro di comunicazione, distribuzione come faranno invece per Skyward Sword, okay, a cui hanno dedicato tutto il direct. Secondo me gli altri due li lanciano proprio così, come a dire, oh, da oggi sono disponibili in HD, godeteveli. Io a Zelda quest'anno continuo a crederci con l'uscita a novembre di Switch, a ottobre. Allora, lo pensavo anche io, però se quelli lì non li fanno uscire digitali come dici, ma scatolati, visto che la maggior parte del loro pubblico comunque sono i nonni o comunque... I nonni. Sì, vabbè, si riferisce ad un pubblico principalmente di ragazzini, Nintendo. Poi, per carità, c'è una grandissima fetta di pubblico che siamo anche noi, però il soldo vero glielo fa fare... Il nonno che va a comprare il regalo per il nipote, il papà che compra il gioco al figlio, tutta gente che nel momento in cui entra in una catena di videogiochi X e si trova quattro Zelda diversi col nipote che gli ha chiesto Zelda, va un attimino nei casini. Esattamente per lo stesso motivo, secondo me non presenteranno una Switch solamente dock. Secondo me sta fissa della Switch Pro a stretto giro... Io non la vedo così sicura, ragazzi, questa cosa. Io invece sì, me la sento proprio nel cuore. Per me la Switch sarà appunto una new Nintendo Switch, come stavamo dicendo tra l'altro l'altra volta, ma non sarà qualcosa di fisso attaccato al televisore, perché nel momento in cui fai quello diventa un disastro. Scusate, ma quella è una modelli diversi. Quella è una sosso da che dobbiamo fare qua? Qui? Scusate, ragazzi. Abbiamo trovato il tesoro, eccolo qua. Dovevamo fare il tesoro, io non so dove state, quindi vi sto ignorando in questo momento. C'era la mappa, capito? Con la X, adesso ce l'abbiamo, ma abbiamo altre missioni. Io ho preso pure il diario del capitano, Perfetto. Capitolo finale, ho visto che è venuto scritto. Bravissimo. A me. Abbiamo finito il gioco? Tutto. Internet. A posto, torniamo alla nave andiamo alla prossima... Okay. No, dobbiamo andare alla prossima isola. Ma quindi questo qui adesso che stavamo facendo? Ancora la missione di prima con la cosa che c'avevamo prima? Sì. Okay. Però abbiamo perso il loot di prima, quindi è come se ne avessimo fatta meglio. E lo status emissario, che è quello là. Esatto. A che serviva sto status emissario? Mica ho capito. Ti dava dal 50 al 100% in più di oro in più per ogni tesoro. E poi dopo un po' sali di livello e ti vengono a... Poi ti vedono gli altri giocatori, ti vedono sulla mappa e possono venirti a rubare tutto. Esatto. Quindi più rischio, più guadagno. Adesso ci puoi piantare oro di mango? Via, l'ancora l'avete tirata via? No, non c'è l'ancora. Allora, dobbiamo andare all'isola a forma di cazzo. Eccola qui. Ok, l'hai trovata? Non ancora, un attimo. Perché quella lì... Le vele, no. Mi date vela, ecco, datemi qua. Vela. Lì è molto semplice, con Alessio... Nord-ovest. Forma di cazzo c'è un'attrazione automatica. Quindi nord-ovest. Lui... Datemi vela. Aspetta, togli, bravo gatto. Dammi una... Ma perché abbiamo... Hai delle lanterne interne bellissime. Io te l'ho messa, ti piacciono blu? L'ho fatta io, l'ho messa. Perché ti ho ucciso lo squalo. Le ho fatte io. Come sono belle. No, perché quando muori in Sea of Thieves, in base a quello che ti uccide... hai una lanterna di colore diverso. Nord-ovest, Alessio. Devo superare l'isola. So contento perché di solito quando le metto blu la gente si lamenta. Perché dice, ma che sto? La macelleria? Perché la macelleria? Perché tipo dove c'è la carne ci sono le luci blu. Invece sono molto belle e sono anche molto da navigazione queste luci blu soffuse. Mi piacciono molto. Fanno male agli occhi, serve gli occhiali col filtro. Sono molto sexy. Ti abbronzano, Molto, molto sexy. No, stavamo dicendo... non ho capito il tuo discorso, gatto, su Switch. Sì. Il vostro discorso. Switch che si attacca al TV sarebbe un disastro. In che senso? No. Switch solo TV. Ah, sarebbe un disastro. Ma è impossibile. Perché è impossibile. Già, secondo me, nel momento in cui ci sarà il cambio generazionale, chiamiamolo, anche se non sarà così, per me devono togliere dal mercato la Switch attuale. Quando faranno uscire questa new Nintendo Switch o Switch Pro. Perché sennò si rischia di avere un 3DS 2 dove tu entravi in un qualunque negozio e avevi 8 versioni della stessa cosa. Sì, certo. E per uno che magari ne sa
ok, capisce quello che vuole. Ma però per me è stato un problema per loro, cioè sono loro che hanno messo il DSi, hanno venduto il 2DS dopo aver commercializzato. Sì, però una certa finiscono anche le persone che ti comprano. Alessio, nord-est. Sono esattamente nord-ovest, perdonami, nord-ovest. Si sta un pochettino riempiendo di acqua, sono andato sotto a svuotare un po' di acqua, eh? Mi sa che qua qualcuno si è fatto un po' di sciogliere. Si è pisciato sotto? Ma nessuno vi obbligherà a passare alla Switch Pro, ragazzi. Ribadisco, questo è un discorso su cui voglio essere molto chiaro. Dubito che Nintendo farà un cambio generazionale prima dei prossimi 4-5 anni. Un cambio generazionale che ti costringe a comprare la nuova console per giocare i giochi nuovi. Assolutamente. No, giocherai no. Di merda su quella vecchia, mentre quella nuova li farà girare normalmente. Sì, però non è una nuova generazione. No, ma semplicemente no. New Nintendo Switch o come Megalodonte, si chiama? Megalodonte, se volete. Aspetta, vedete un attimo. Megalodonte. È il mega. È uno squalo. Non l'ho mai visto io, che cos'è? Dov'è? Dov'è? Dietro. Eccolo là. C'è la. Si vede la pinna e ci sta entrando nel culo, guarda. Aspetta. Ma perché ha visto Alessio, mi sa. Mi sa che ha visto Alessio. Eccolo, come ci attacca. Ci è arrivato addosso. Sta dentro la nave. Non gli sparate. Se non gli sparate, potrebbe non attaccarci. Potrebbe. Posso fare il bagno con i megalodonti? Puoi saltargli addosso. Saltagli in groppa. Dov'è? Cavalcalo, Alessio. Cavalcalo. Non lo vedo, però voglio cavalcarlo. È sparito. No, finché c'è questa musica. Non l'ho visto io. Alessio, mi lasciate là al timone. Non è che magari ti sta cavalcando lui, non te ne sei accorto, eh? C'è un'isola davanti a noi, quindi girate a destra se. Porca miseria, non l'ho vista. A destra, perché l'isola? Non hai visto l'isola? Ormai è troppo tardi. O abbassiamo le vele. Ancora? Non riusciamo ad evitarla? Non lo so, stiamo evitando, no, ma tranquillo, ce l'avevamo fatta. No, ok, quell'altra l'abbiamo evitata, vai, tiriamo su adesso di nuovo. Erano le ultime parole di quello sulla biscaggina del Titanic. Non vedo veramente un cazzo. Possiamo evitarla? Ma sì che possiamo evitarlo. La PlayStation 4 Pro di Nintendo, ma secondo me neanche così tanto sì. Pro. Per me è quello, per me è esattamente quello. Sostituisce Switch base, semplicemente, ragazzi, da un giorno all'altro, quando voi andrete in negozio a comprare Switch, o comprate Switch Lite, che rimane quello, o comprate Switch, che si chiamerà New Nintendo Switch, e sarà semplicemente la versione aggiornata, punto. Cioè, senza tanti patemi d'animo, ragazzi. Poi, se siete particolarmente coglioni e nintendari, la ricomprerete nonostante avete già Nintendo Switch, quindi... Ma quello là è l'obiettivo di Nintendo, ragazzi. Il cambio ci sarà, Ma quello, l'obiettivo di Nintendo, è sempre stato quello, perché quello, tu quell'altro o lo vendi o lo regali al cuginetto, quello vecchio. Esatto, alla presa. Quello, Bravissimo. Il senso per me c'è, se è la TV 4K, ci sono alcuni giochi su Switch che sono inguardabili sulla TV grossa, Ma ci sono delle cose allucinanti. Lo trovo assolutamente normalissima come opzione. Siamo giusti come rotta? Sì, Alessio è vivo, ragazzi, anche se lo vedete completamente. Lui è così, quando pesca è come se stesse facendo un'operazione di una complessità incredibile. Ma io non so, ragazzi, pescare, no. Fermi, che ho preso un pesce, ho preso un tempestello da trofeo, sta per... Mi butto, lo vado a raccogliere? Ragazzi, mi guardate la mappa, se stiamo andando dritti, sì, per cortesia. Vado io, aspetta, ti dico la mappa, aspetta. Tempestello. No, deve andare tutta a destra, stai sbagliando, tutta a destra è... Tutta da... Orca miseria, mi ha beccato un fulmine. Chi è arrivato? Che cazzo è arrivato? Mi è arrivata addosso una roba. Sono morto tutto io. Tutto a est. Come sei morto? È morto perché solo pescando. Io sono morto. È morto pescando. Ma io non so pescare. Alessio, qua sei morto perché quando è caduto il fulmine stavi scorreggiando e hai preso fuoco. Ha fatto la scintilla e hai preso fuoco. Ma perché sono morto io? Ho perso il tempestello. Ti ho salvato, Alessio. Alessio, vabbè, andate a cagare. Ma ti ho tirato su. Ti ha beccato il fulmine, ti ha preso il fulmine mentre stavi scorreggiando. Ma solo a me, perché no, voi no? No, ha preso a me, ha dato fuoco e basta. No, a me no, a me no. A me mi ha preso il fulmine, io tra l'altro ero sotto coperto. Io ho le scarpe di gomma. Dritto alla via così. Okay. Alessio, ti ho detto, ha preso a tutti il fulmine, allora. Tu stavi scorreggiando e quindi hai preso fuoco. Io ho le scarpe di gomma, a me non mi ha preso. Esatto, tu ne hai fatto... Ho le Superga. Allora, Christian, c'è da dire che è vero che la Switch ha bisogno di qualche potenza di frame in più, però non prenderei Pokémon come esempio.
perché santo cielo, Pokémon purtroppo... Pokémon è in sviluppo, ragazzi. Ma al di là di quello, per me non sarà troppo distante, anche perché Spada e Scudo scattava quando andavi online. Sì, ma ho capito, ma quella cosa che hanno fatto vedere andava veramente a tipo 8 frame al secondo, cioè se fanno uscire quella roba lì è da denuncia. Guarda, ti dico, se lo fanno uscire veramente... Ragazzi, ragazzi, mi serve una secchiata sotto, per piacere. Arrivo, sto arrivando, non sarà troppo distante dalla realtà. Una secchiata Non lo so, non lo so, mi sembra veramente extreme quella roba lì. Guarda, ci credo che sono in sviluppo, ma o lo rinviano o quella roba lì sarà una cosa che esce. Magari lo fanno uscire a giugno, magari, un po' ancora più indietro. Sì, ma a proposito di acqua e onde, ma sto Wave Race, dannata Nintendo, sto F-Zero, ma è possibile tutti questi anni senza Wave Race F-Zero? Guarda, ne parlavo giusto ieri. Non lo fanno più, c'è Mario Kart. Ma sì, Mario Kart te lo tieni te, mi piace, è bellissimo, ma non sostituisce Wave Race. Ma non è una roba vecchia ormai. Esattamente come se non lo fai uscire è vecchio, se non lo fai uscire diventa vecchio. Ma non è vero, è esattamente come Oddworld. Secondo me è difficile che Oddworld si riesca ad infilare nelle console di un pubblico nuovo. Sì, ma il problema di Oddworld non è certo che deve trovare la nicchia. Il problema di Oddworld è Oddworld. Cioè, solamente quello. Scusate, la barca, stiamo imbarcando acqua. Io non so perché, sto continuando a buttarla fuori. Ma si continua a riempire. È da prima che stiamo facendo. Non so riparare. Prendi il legno. Rimane un legno. Adesso ce lo dai. No, ma aspetta. No, avete frainteso. Avete frainteso. Non me lo dovete spiegare, non me ne frega niente. Ho capito, però adesso sto riparando io. Aggiustate la barca voi, io vi pago per lavorare. Cioè, però io vi posso dire una cosa. Sentite, una cosa seria. Adesso sull'isola cercate di trovare nuove assi, perché le abbiamo finite. Sì. E ci sono i giocatori, Parcheggio. Vorrei un complimento per il parcheggio che ho fatto. Sì, ormeggio! Dove stanno i giocatori? Oh. I giocatori ci stanno dietro a ore 7 a 8. Ho appena tirato 8. L'ancora, porca. Ore 7. Perché hai tirato l'ancora? Perché hai tirato l'ancora? Perché ho paura che ci sbalzi via la tempesta. E loro ho tirato l'ancora. Però stanno andando per i fatti loro. Anche stanno andando per i fatti loro. Lo levo l'arpione a questo punto? Sì, toglilo. Ah, stiamo vicino al Shroud. Se scendiamo, quindi arriva? Sì, vabbè, io sono sceso. Allora, qui ci sono quelli che stanno andando tesori. Per cavoli loro. Ci sono 5? Tesori, tira fuori la mappa. Aspetta, intanto sto a mangià una melagrana. Ecco, io sto con te, Pierpaolo. Sì. Raccogli le assi, Alessio. Da dentro assi, questo barile pieno di assi. Qui per te sono delle assi. Io ce n'era una. No, dall'altro barile, Alessio. L'altro barile è pieno di assi, ce ne sono 4. Sono pieno. Prendi tutte. Vado a mettere in barca? Che devo tirare fuori la mappa, aspetta. Mettile nel barile che sta sotto col simbolo delle assi. Ci sono delle assi, guardami a sinistra. Dove stai? Ah, ok, vengo. Oh, scheletri. Ecco qua. Tacci, di testa m'ha preso, che dolore! Ma mi ha ammazzato. Che c'è? Anche me. No, è stato un fulmine. Qualcuno ci può restare? Ecco. È un fulmine ci ha presi entrambi, sì. Dai. Sempre la scusa del fulmine avete. Il fulmine che ti uccide. Io, tra l'altro, sono andato subito dal traghettatore. Porca tro. Niente, allora. Niente, ma io sono ancora vivo. Posso fare qualcosa per aiutarvi? Sì, posso le assi di legno a casa. Non fare niente. Le ho già portate. Allora anche cerchiamo cibo, i tesori. Sei pieno di cibo. Vai a cercare il tesoro. Arriva con gli altri, Alessio. Vado da Kunda. Kunda? Che cazzo siamo noi? Sono dietro di te. Stai uccidendo un pollo. Tutte e due le mappe che abbiamo sono per quest'isola. Rimangia questo. No, solo la prima in alto. Okay. Ma non lo mangiare, che è scrudo. Che poi lo senti male. Là dovrebbe essercene uno, Qua. Dove? Qui da queste parti, no? Dovrebbe essere... Eccolo. Esatto, bravissimo. Dove siede? Ah, là. Ottimo. Allora, tirate su quello. Pier, vieni con me. Andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte, di seguo. Mettesse di piovere, che mi si bagna tutta la mappa. Cioè, grazie che mi aiuti a spalare. Grazie che mi aiuti a spalare,
Cioè, mi hai preso l'uccello in mano, ma non spalico. No, mi tiri via il pappagallo, mi tiri via il pappagallo, l'uccello. Dammelo, piegalo verso di me, piegalo verso di me l'uccello, avvicinamelo in faccia. Dai, come si fa? Come si fa? Così, con l'altro pulsante. Apri il menu radiale. Ecco, ah no, ecco, l'uccello ecco. Lo devi poggiare. Scusa, ma perché ti ha preso l'uccello in mano, Francesco? Non ho capito. Sì, dai, ma ci avete veramente 3 anni comunque. Dai. Dove cazzo sei finito? Ah, ecco di là. Cioè, guarda, però, ok, ma hai ridato l'uccello, ma non mi stai aiutando uguale. E devo trovare la pala adesso. Appena trovo la pala. Allora, ecco la pala. Perché poi è insopportabile, perché ti guarda. Cioè, sì, sei fermo. Lì. E sta fermo. Sì, sì, è completamente... È come il vecchio cantiere. Ho ancora, tirato fuori la pala e non c'è più niente. Ecco. Dobbiamo dove sei finito, andare gatto? Dove qua, sei lanciato? In mezzo alle frasche. No, sì, sono sì. Qua. È che non... Sa scheletri, scheletri. Mi sa, sento rumore di scheletri. Sì, ma ce ne freghiamo. Ok. Vedo veramente... Oh! Dove cazzo stai finendo? Dove stai andando? Stai facendo un giro del perdono proprio, eh? Eh sì, sto cercando... Guarda, è qua, sicuro. Hai visto? Ah, trovato? Noce. Hai visto, no, che bravo? L'ho trovato subito? Sì, sì. Aspetta, scheletri. Okay. È una cazzata comunque, non l'ho trovato. Dai, e sono rimorto di nuovo con un fulmine. Prendo. Ma che rottura di cazzo sta cosa dei fulmini però, eh? Come nella vita vera. Vedi tenere in mano il cellulare? Cioè veramente, 65 fulmini ho preso. Come mangiare una banana? Ma l'hai preso, quindi l'hai preso il nostro? No, era una cazzata. Ah, era una strozzata, ok. Però era molto credibile, la tua strozzata. Hai visto? Sì. Sarà ragazzi. Che ne dico tante. Allora, mi sono perso. Prendo il pollo e lo metto. Ma dove siete? Ma voi mi lasciate da solo? Aspetta, rimani là fermo, eccomi. Ti vedo. Andiamo a catturare poi... un pollo, che ci porta fortuna. Ma perché io con te devo andare a polli e loro vanno a tesori? Ma che cazzo c'hai questi polli? Dove sei, gatto? Sto andando sul cucuzzolo della montagna. Eccoti qua. Ma questi fanno le avventure. Io vado sali su per gli scogli. Bravissimo. Porta fortuna avere il pollo in nave. Guarda, te lo porto. Wow, gatto, che come hai fatto a prendere? Bellissimo. Allora, adesso tira fuori un attimino la mappa. Tu che sei cartografo di sto cazzo. E vediamo. Tirami giù la scimmia. Metti giù la scimmia. Aspetta, che mi ha preso. Allora, vediamo un po'. Fammi vedere la mappa. Missioni. Fammi vedere il cartografo. Sì, è quella forma di pisello. Esattamente. Ce ne sono 4, ce ne sono. Sì, e noi siamo in quello centrale. Stiamo cercando. Allora. Quello centrale, dobbiamo andare più verso sud, quello centrale però. Allora me ne posso cercare uno anch'io da solo? Dai, sì, andiamo. Se vuoi puoi. Scusa, verso sud. Dove sono? Di qua, aspetta, no? aspettami. Ti aspetto, sono dentro al buco. Eccomi. Dovrebbero far vedere un po' più grande sta cazzo di mappa. Io già ho un quadratino. Sì, certo. Quale buco, scusami? Ma non è qua. Secondo me è qui, secondo me. Ma gatto, è proprio dove avevi scavato te, secondo me. Infatti, hai visto. Però io non so dove sei, Alessio, Però è pieno di scheletri nel buco dove mi hai portato. No, guarda, forse è qua. Ma tu mi vedi? Ah, adesso ti sto intravedendo, aspettami. Porca miseria. Mi vedi? Esci dal ancora buco. Ancora ste cazzo. Esci dal cosa buco. Cosa sono queste pallette? Cosa sono le pallette verdi? Sono... Che sono le pallette verdi? Le pallette verdi? Sono maledette, dovrebbero dirti qualche cosa. Palletta verde. Secondo me non è là sotto, Pier. Dici di no? Secondo me invece è proprio qui in qualche punto. Pieno di guardalo, scheletri. Guardalo che non c'è più. Vieni da me e lo uccido. Ma ci sono gli scheletri, pieno di scheletri. Guarda, io non lo so, non lo so. Mi ammazzano. Alessio è il mio spirito guida. Allora, vediamo un po'. Allora. Allora, ci vediamo sulla spiaggia a nord, Alessio. Vediamo se questa riesce a farla. Ma dovrei avere una bussola. Ce l'hai una bussola. Io rischio di morire, ve lo dico. Io sono già morto, ci sono 3000 scheletri che mi inseguono. Vai alla spiaggia a nord, che ci sono io che ti proteggo se ti vedo. Perfetto. Sono morto pure io. Guarda che ho trovato qui la copa della vita. On dos tres, vivi la vita loca. Guarda che c'è, ragazzi. Non era mai così, però ok. On dos tres. On dos tres. Mamma mia. On dos tres, vivi la vita loca.
Senti, io sono rimorto un'altra volta. No, ragazzi, io sono morto di Alessio. Sono morto di Alessio. No, ma è bello Alessio. Sono alla barca io! Sono alla barca! No, Alessio. Non sei alla barca, sei fermo davanti a una grotta, Alessio. Non sei alla... Ti sono alla barca! Sono alla barca! Sei bugiardo, sono davanti alla barca! Bugiardo, ma poi guarda Alessio che ha tirato fuori la bussola e non, la vuole usare come un'arma contro lo scheletro. E qui vedevi che sollevava e l'abbassava convinto che fosse la pistola. Allora vengo a nord. A nord, ci abbiamo anche la barchetta per ritornare. Dove cazzo è? Arrivo. Arrivo. C'è una barriera architettonica. Allora, Giabaxunda, intanto leggi dove è un tesoro diverso da quelli di Pierpaolo e il gatto, che io voglio il mio tesoro. Va bene, vai a quella a destra allora, io sono a quello centrale. Voglio il mio tesoro, vuoi Alessio? Voglio il mio tesoro. Allora, devo trovare l'erbetta. Allora, vediamo pure io. Allora, noi dove siamo? Siamo, quello è verso nord, quindi, missioni. Sono dalla parte opposta. Sono ritornato alla barca. Dai. Allora. Non ce la faccio. Pure qua sotto. A nord, vai a nord. Tutto verso destra. Sei tu sul pontile? No, quello è un altro, quello è un NPC. Ah niente, è pieno di scheletri del cazzo. È pieno ovunque. Ma lo scheletro del cazzo? Lo scheletro del cazzo è tipo l'osso di seppia. Sì, vabbè ragazzi, è impossibile, ci saranno 65.000 scheletri della mia. Arrivo, ti do una mano. È perché siamo in tanti. Gatto non si sente più. Non mi senti? Comunque a nord c'è... Eccoli, vieni! A nord c'è il mare, a nord c'è il mare. Ti vedo. Stai fermo là? Stai fermo là, mamma mia. 65 scheletri della minchia, proprio. Sei un giapponese a Piazza Vittorio. Guarda, aspetta. Eccoti, ti vedi? Allora. Cioè, mi hanno rotto il culo pure, vaffangala. Guarda, dovrebbe stare qua. Dovrebbero stare qua i tesori. Guarda, qua potrebbe essercene uno. Guardalo! Guardalo! Scheletro! Ah, hai preso quale? Hai preso quello tutto a est? Hai preso? No, tutto a nord. Scheletro! Colpiscili! Posso usare la pala? No! Guarda che cagacazzi! Ancora morto, mi sparano? Ma è incredibile! Ma dove sei, Pier? Sto sulla barca, sono tornato sulla barca. Ci stavano 65 scheletri della minchia. Sono tornato sulla barca. Cioè, sono circondato di scheletri. Li massacro da qua, li mortacci loro, li spacco il culo, mo. Che è successo? Ah, mi sono incastrato. Vabbè, sono arrivato sulla barca, eccomi qui. Sono pure riuscito a... Niente, guarda, mi stanno ammazzando sulla barca, incredibile, okay. Incredibile. Ma c'hai da distanza? Guarda che ti faccio... No, l'uccello no! Prendi, butta via l'uccello! Dammelo! Ma tu lo accarezzi poi, perché... Io non lo voglio, perché te lo voglio dare! Aspetta, vieni qua, guarda dove ti porta, guarda che c'è. Ma non lo puoi lasciare in barca, l'animale da compagnia? Guarda, vieni qui! Per dove sei? Ma dammi una mano. Sto arrivando, un secondo. Ho preso le banane, avevo un'energia, Vieni qui. Allora, andiamo. Dobbiamo trovare... Sparano! Andiamo a quello tutto a est, gatto. Ma perché quello tutto a est, che siamo qui su quello centrale? Andiamo a quello centrale, che così siamo un'ora e mezza a cercare di trovare come prima. Tanto li dobbiamo trovare tutti, comunque. Va bene, allora. Comunque col pulsante destro ti pari, eh? Sinistro. Anche delle pallottole? No, delle pallottole ti consiglio, di metterti tra uno e l'altro. Col sinistro mi paro. Sì, giusto, il pulsante del pad. Parlava del mouse. Ma i remi? Francesco. Ah. Ma tu hai una barca senza remi? Aspetta, ci stanno i remi. No, e mi ammazzano, mi hanno ammazzato. Bene, aspetta. Ma sei convinto di dove stai andando, gatto? Allora, non resuscitare. Al centro. Non resuscitare, che forse ce la faccio. No, non ce l'ho fatta. Beh, tipo per la missione che abbiamo adesso. No, non ce l'ho fatta. Allora. No, ma hanno ammazzato pure a me, porca miseria. Vabbè, incredibile. Ma vuoi tornare con una barca senza i remi? Ci sono i remi se ti siedi. Guarda cosa abbiamo trovato. Che hai trovato? E loro trovano le robe. Dei 1000 grog. No, perché noi non abbiamo trovato la roba. Serve? Ma voi avete trovato? No, perché loro trovano i 1000 grog. Che cos'è che fai? Abbiamo una nave, una barchetta piena. Prendi il forzino. Sì, smettila di fare col colore. Sono diventato viola. Aspetta, perché sono diventato viola. Ti ha sputato il veleno un serpente.
Ricordati che non è un cobra comunque, perché il cobra non è un serpente. Bravissimo. E che cos'è il cobra? Ah, perché non lo sai quella canzone a che cosa si riferisce? Un pensiero latente. È come nell'aria di Marcella Bella, no? Ok, dove hai messo lo scrigno? Aspetta, intanto... Dove sei andato? Aspetta, prendo, ci sono 1 milione di banane qua. Nella banana. Sei nella barca? Vieni, vieni, vieni. Nella nostra barca, ti andiamo, vedo, andiamo un'altra volta al nord. Più. Ritorniamo al nord. Dove sta il forziere? Dove l'hai messo, gatto? Ah, vieni, vieni, prendo, ci sto io, seguimi a me, seguimi a me. Okay. Ma non ti vedo nemmeno. Eccomi qua, ma mi vedi? È facile da portare sto barile. Barile dell'ubriacatura qua. Ti seguo? Dove dobbiamo andare? In barca? Sì. Facile. Vabbè, correre, non correre, che cammino da deficiente. Ah, di qua ci spacchiamo i malleoli. No, scendi da di qua sotto, guarda. Vai, 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 da qua. Facile. Allora, forse ci stanno ancora quei scheletri. Abbiamo il... Comunque gli mancano le consonanti a Serino. Chi ha detto? Quei scheletri. Quei scheletri. Sì, l'ho detto, non sa parlare. Un po' di danno? I scheletri. Il gioielliere. Il gioielliere. Oddio. Vattene via. Gli scheletri. Tranquillo, spero che è pieno di scheletri. No, sono 1000 e sparano. Sono 1000 e sparano. Chi? Gli scheletri. Gli scheletri. Vai via. Pare facile con sto barile di merda. Spara quello lì col barile. Sparagli al barile che scoppia. Bravissimo. Guarda, ancora. Sì, ma vanno giù facile questi. Gli scheletri. Spacco il culo veramente qua. Niente, oh, continuano! Ma chi è? Ancora sto stronzo? Guarda che è incredibile. Ma io non lo so veramente. Ciao Lino. Ok, l'ho presa sto scheletro. Adesso che ho preso le due. Alessio, sei vivo? Sono sulla barchetta, ma non ci sono i remi. Al contrario, mamma di mia, che... ti devi mettere. Alessio, devi mettere i piedi fuori e battere i piedi, Alessio, che c'è sta la barca. È bello che stai sulla barchetta. Dai, ma non mi dice le cose. 200 scheletri. Ma che è successo? Dove sei finito? Ma eri un metro dietro di me. Aspetta. È scomparso e mi hai fatto ricomparire sopra la barca. Ritorna qui da me. No, io voglio remare. Sì, avevo il barile in mano, ha preso e scomparso. No, perché dobbiamo prendere un'altra cosa. Un altro... Ma che è successo? Sì, ma voglio remare. Ti sei glitchato da qualche parte e ti ha portato in mare. Ma non mi sono glitchato, stavo camminando. Ah, sto caduto, guarda, qua sotto sulla scala sono caduto. Guarda, c'è il barile, sta qua sotto. E niente, appena cadi dalla scala ti fa scomparire. Sì. Ma c'è il barile lì? Sì, il barile sta sotto la scala. L'ho preso a posto. Mi viene a aiutare? Se mi dici come si rema, sì. Se no io non faccio più niente. Ti devi mettere? No, sono già seduto. No, sono già seduto. Ti sei seduto nel posto sbagliato. Sei seduto dalla parte sbagliata, Alessio. Giustamente, però non c'è un altro posto per sedere. Certo che c'è un altro posto per sedere, sia una barca. Guarda, mi vieni a aiutare, mamma mia, tu sei un problema, sei una soluzione. Mo l'abbiamo scoperto. Arrivo. E poi è buio, è sempre buio, la notte dura il triplo del giorno. No, è che siamo stati qui, siamo da 2 giorni su st'isola di merda. Esatto, è un'ora che stiamo qua sopra, Tra un po' ci abbiamo la cittadinanza. Adesso viene qua e mi prende l'uccello e si lamenta. È così, E il loop è questo, infernale. Pier, vieni con me. Vediamo di trovare... Sto dietro di te, gatto. Andiamo a trovare l'altro. Sto dietro di te. Piace la mia lanterna. È bellissima. È una di quelle lanterne... È la lanterna Teschio più bella che io abbia mai visto nella mia vita. Sono contento. Andiamo alla barchetta. Oh, ragazzi, Francesco, Alessio, è 1 ora e mezza che state su quella cazzo di barchetta, ma fate anche qualcosa. Abbiamo preso tutti i forzieri noi. Tutti tesori. Fuori la mappa intanto. Mamma mia, abbiamo la barchetta che è piena di roba. È piena, non si ha ragione, sì. Noi ne abbiamo trovato uno. Noi due. Dobbiamo andare sempre a quello centrale. Vai, rimasto. Io voglio remare. Guarda una canzone. No! Vai via da lì. Allora, però devi imparare, perché non è facile remare. Va bene, fammi giocare. Vai. Raccogli la caraffa e lavorare. Perché sei così convinto verso qua? Sei convinto che sia qui il tesoro? Allora, dove stai? Che fai? Torni indietro? Allora,
con aperto. I dorsali, freni. Stavo dietro di te, stavo davanti a te, gatto. Bravo. Gatto, stavo davanti a te. Scusami, bravissimo. Scusami. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Che palle. Ti difendo, non è un problema. Grazie a tutti per le sub nel frattempo. No, vai verso di là, rima ancora col sinistro, rima ancora col sinistro, un po' di più che giri. Ok, vai, vai. Dimmi, dammi la direzione tu, eh. Ok, ok, dico, sì. Tu sei convinto che stia qui, gatto? Puoi anche frenare con uno e girare soltanto con quell'altro e giri più stretto. Ancora, e niente. Vai, allora. vai col sinistro, vai col sinistro. È, pezzo, solo. È al centro del pezzo verdino, col verde. Esatto, col verde della e qua c'è del verde, poi c'è questo scoglio qua. Vai col sinistro, vai col scoglio sinistro di basta. Qua. No, dovremmo trovare un pezzo di sabbia in mezzo a una verdura. Vai, vai, no, troppo, troppo, col destro, sì. Col sarà destro. Qua, sarà, dai, sarà questo, sarà. Ok, gatto. Vai, vai così, vai così. Ma no, secondo me è troppo piccolo, no. Quel pezzo di sabbia lì. Tu dici? Cioè, comunque tu, gatto, consideri, scusami, gatto, sì. Sempre per tornare al discorso di prima di cosa bisogna fare per il mezzo. Vai a destra, vai a destra. Cioè, per te questa cosa qui del, col destro, remare con i grilletti è una cosa che ti piace. Invece di andare sulla barca e dargli una direzione. No, aspetta, vai a destra. Hai frainteso totalmente il mio discorso di inizio live. Guarda, vado via. Io non ho detto per spingere che il computer. Mi piace l'immersività. Ho detto sto che per ormai... spingere il computer, sto per spingere. Ormai tutti i giochi ti portano, per avere un'esperienza più simile possibile a quella reale, ad ammazzare a queste stronzate gameplay, a renderti il gameplay più difficile per renderti più realistica l'esperienza. Ma non è più difficile, è più noioso. A me fare dover remare con un grilletto con l'altro non è divertente. Ma certo che non è divertente. Se sei un coglione che si arena in mezzo a 12 scheletri, non stai remando, stai premendo dei pulsanti come un morto cieco. Sono morto. Tu alla Lega del Filo d'Oro devi andare. Cazzo. Gatto, secondo me per forza qui appena esci dal coso per me. Sì. Non è divertente perché non stai facendo niente. Chiudi gli occhi, prendi i pulsanti, una gallina niente. Sei. Se chiudi gli occhi ti dimentichi tutto. Dico, hai ucciso il capitano degli scheletri anche? Sì. No, a gatto credo abbia ucciso il capitano degli scheletri. No, comunque... io l'ho ucciso che stava lì che gli faceva il teabag sul cadavere di Alessio. Che ha messo la barchetta su una cazzo di isola minuscola in mezzo al nulla. Perché mi hai dato indicazioni sbagliate. In mezzo al nulla. Gatto, ma che stai facendo, gatto? No, l'hai affondato. Ah, no, eccola là la barchetta. Gatto è sparito. Ho detto vado in bagno, ho detto. Allora, eccomi qua. Ma no, Serino, ci stanno rubando i nostri tesori. No. Okay. Allora, scusami, gatto. Allora. Tieni lontani, È appena esci dallo... Vedi, appena esci da questa galleria, per me... È ma tu dici che quello lì è il buco della galleria? Quello lì... Comunque... o di qualcos'altro, però ma no, guarda che è completamente in mezzo al verde. Qua secondo me non c'è abbastanza verde. Allora spostiamoci ancora. Secondo me c'è la barchetta. Qua, Aspetta, ci stanno i barili. Che se dovessi un po' di palle di cannone. Aspetta, un altro po' di palle di cannone. Sono degli alberelli. Allora, fanno cedere cazzo qua, mangiato. Dove guardalo che sei pure il coccodrillo fa adesso. Dove sei andato? La mostra del divano. Le rocce. Allora forse è questa la galleria. Aspetta. Allora io ti vedo. Dai Serino che dobbiamo andare a prendere tutti gli altri tesori prima che ci arrivino quei due. Aspetta, ma io sono senza energia. Mi sa che è qui, no, dai, non gatto. È qui invece, non è qui. Sei un trasportatore di merci leggendario. Non lo faccio pure. Non è possibile però, Veramente non è possibile. Comprensibile dove cazzo sta questo tesoro. Credibile. Accende il torcione con la lanterna, che serve? Lasciamo qui la barca e andiamo a terra? Guarda, fai come vuoi, io intanto metto a posto questa roba. Non è qua per fare. Fai come vuoi, vuol dire che non credi più in me. No, non salire nella barchetta. No, dicevo se la vuoi lasciare qui con tutta la roba.
No, la raccolgo la roba. Circondata. È scomparsa la barchetta. No, la barchetta ci sta. Io non riesco veramente. No, è scomparsa. Ci sta. Ah, no. Perché la barchetta è tirata su. Tu sei caduto giù. Che qua c'è la galleria, cioè, può essere questa cosa. Tu sei convinto, gatto, che siamo subito vicino alla spiaggia? Non sono convinto di niente ormai. Non ho più sicurezze di nulla. Senti, andiamo a piegare quello tutto a est, gatto. Vabbè. Proviamo a prendere quello tutto a est. Vabbè, vado a cercarmi un tesoro da solo. Io vado a cucinare quel pollo che c'ho, perché... Ma dateci una mano a noi, che siamo in un momento drammatico. Lo so, non abbiamo più un cavolo. Come si guarda la mappa dei tesori? Con il menu missioni. Menu missioni. Ma sì, ma è qua. E ancora scheletri della minchia. È qui per forza. Di nuovo 100.000 scheletri, di nuovo, E vaffanculo! L'ho trovato. L'hai trovato? Sì. Dove cazzo stava? Guarda, vieni a vedere, perché non è mai. Sì, vieni a vedere la minchia. Aspetta, c'ho 38 scheletri dietro al culo. Dove ti ho dato quello dell'ubriacatura? Ah, pensate, figurati. E non l'ho capito per le piante, ma l'ho capito per la formazione dell'isola, pensa. Niente, 65 scheletri, ma guarda quanti cazzo sono! Noi li abbiamo presi tutti, quelli che avevamo. Noi li abbiamo presi tutti, Quanti ne manca? Uno ne manca! Sì. Noi li abbiamo presi tutti, eh. Vedo, c'è Alessio che sta con le palle a mollo, fermo in mezzo all'acqua, cioè veramente, gli manca solamente... Ale, ti manca solamente la ciambella, quella dei bambini attorno al collo, quella là che c'è solo la ciambelletta attorno al collo, ti manca. Scusate, ma io posso prendere un tesoro o li abbiamo finiti? No, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Nella mappa. Alessio, posso trovare un tesoro? Non ci vuole molto, Alessio, basta che trovi un amico, perché chi trova un amico trova un tesoro, Alessio. Mi dite, però io non, cioè, se finché non mi dite come aspettate, glielo diciamo con calma, perché sennò si incasina. Nel menu radiale degli oggetti ci dovrebbe essere. Sì, ma io c'ho una mappa davanti, cosa me ne faccio? Figa, guardala. Trova un tesoro, Alessio, trova un tesoro. C'è la X sulla mappa. Ma no? C'è una X. Ah, c'è la... è la X, dove c'è la X? Di solito la X segna dove. Ok. Dov'è il tesoro? Ok, tutto sotto controllo. Sei pieno di scheletri. Però questa mappa non mi fa vedere dove sono io sulla mappa. Certo. È fatta apposta, Alessio. L'avremmo già trovato il tesoro di prima, no? Allora, che quale manca? Guarda che ti conviene passare da sopra, tutto a est, ma conviene salire dalla galleria, Francesco. O ci facciamo sparare dalla nave o saliamo dalla galleria. No, facciamo così, che seguiamo la conformazione dell'isola. Vai. Un po' di colonna sonora, dai. Ci devo arrivare prima io di voi. Ma abbiamo sbagliato strada. Io sto prendendo un sacco di roba. No, non abbiamo sbagliato strada. Avere, esatto. No, è giusto la strada. Ok. Oddio, chi era? Ma chi era? Che cazzo hai preso? Ha fatto un rumore fortissimo. Ah, madonna, ha fatto un rumore incredibile. Sei arrivato, Francè? Aspetta, controllo la mappa. Allora, la mappa sta sud-est. Vicino allo sud, vicino al... Aspetta. Guarda, dietro questo muro roccioso. Aspetta. Sì, guarda, dovrebbe essere... Ma li mortacci tu, mi hai fatto scoppiare. Aspetta che ti salvo. Aspetta, mi hanno suonato il citofono, aspettate. Dove stai? Eccolo qua. L'hai trovato? E invece no. Sicurissimo, invece no. Vediamo. Dov'è? Un po'. Ah, ecco, Quakeman, mica è morto. Sta solo bruciando. Io pure sto bruciando. Però io mi sono fatto il pollo. Con GPS, esatto. Mi sono fatto il polletto io. Chi è, oh? Allora, sono nella zona verde. Allora, dopo la roccia, insomma, dovrebbe stare qua. Ok. Dopo la prima roccia, però secondo me è qua. No, è qui dove sono io, va, te lo dico io. Te, toc. E invece no. Allora. Com'è possibile? È qua, palesemente? Si sale. Aspetta, perché sì, è lì la forma di cazzo, confermo. Eccolo! Vado? Sì. Eccomi. Avete trovato l'ultimo tesoro? Ok, bravissimo. Dobbiamo andare all'isola a forma di specchio.
anche volendo. Sei in difficoltà, gatto? Ti stanno attaccando? No, no. Non è, stranamente non è venuto nessuno. Se ne sono fregati altamente di questo tesoro. Meglio. Dobbiamo tornare alla barca. No, guardate chi ho trovato, l'abominevole uomo della caverna. Stava qui in una caverna in silenzio al buio. Sì, ma ti ho detto che non sta facendo un cazzo da prima. La mia ombra... Ma io non è che non sto facendo un cazzo, io non sono capace di fare qualcosa. Ma vaffanculo, sono pure morto col barile. Come hai fatto a morire? C'era il barile, ma quando l'ho scoppiato evidentemente era abbastanza, ero troppo vicino. Sono morto vicino alla nave. Mi sono buttato di sotto col tesoro, ma... Io pure mi sono buttato di sotto, c'avevo pochissimo, ho scoppiato il barile e sono crepato. Aspettate che sto arrivando. Arrivo io! Il trauma team. Dove state? Non so dove state. Allora, dalla mappa Francesco, devi andare verso est, lungo la costa, e trovi il tesoro in mezzo all'acqua. Ma vicino alla barca? Ah, eccolo là il tesoro. Oddio, vicino no, sarà, cos'è, 100 metri. Bom. Ci arrivo prima io. Arrivo prima io. Possiamo ripartire in viaggio e parlare di altri argomenti interessanti, incredibile. Se trovo il posto giusto dove andare. Alessia, l'ho presa prima io, lo schieno il vaso. Mi dispiace darti questa bestemmia di picchia. Ma perché sono qua sopra e non riesco a scendere da nessuna parte? Ti devi lanciare, Alessio. Ok, anche in groove. C'è Piero. Ci aspettate. Aspettate, che sto prendendo una cosa. Parlate di fantastici argomenti. Io sto prendendo una gemma. Aspetta, cazzo, che esplosione. Adesso ti aiuto. Non sono ancora salito in nave, Non sono ancora salito in nave. No, grande gatto. Allora, siamo tornati amici. Un secondo, ragazzi. Vai, sali sulla barca, Alessio. Aspetta, sono morto. Di nuovo? Porca troia, non riesco però. Sto arrivando sulla nave, aspettatemi. Un attimo, sto cercando di salvare Alessio, ma qua mi sa che faccio la stessa fine. Oh, grande. E no, niente. Morto. Sei morto anche tu? No, però quasi. E adesso sono morto anch'io. Ma come siete morti? Come state morendo? Scheletri. Cos'è successo? Pronto? Che c'è? Ho visto lampeggiare Discord e erano spariti tutti. No, io ci sono, mi sentite? Pier? È saltato Pier? No, cioè, però è dentro, però... No, però mi sa che è scoppiato lui. È fuori, che stava... Sì, ma non stava... qualcosa ha fatto, probabilmente si è allontanato, roba del genere. Ah, non c'è fisicamente? No, non c'è fisicamente, perché mi sa che l'ha chiamato il corriere. Ah, giusto, deve aver suonato il citofono, è vero. Oh mio Dio, quanti scheletri ci sono davanti la nave. Sì, perché ho portato io lo scrigno e ce ne stavano un milione. Io sto arrivando. Ma siete vivi? Okay. Siete vivi? Sì, siamo tutti vivi. Tirate sull'ancora, che adesso ci aspetta un lungo viaggio. Oh! Finalmente. Oh! Vai adesso, tira sull'ancora. Benissimo. No! Chi mi ha mozzicato? Lo squalo, aspetta che ti... Sei morto? Sì. Vabbè, recupero il mal tolto allora. Recupera maltolti? Ecco qua. Bravo. E tu io rimani morto. Oh, vado sul traghetto. Oh, meno male che non ci stanno più squali, Ci sono. Due volte che mi fanno. Ma sai che veramente pochissime volte a me hanno beccato gli squali. Ci avrò la pastura sulle chiappette. Io sono a bordo, vado a scaricare. Dai una mano ad Alessio. No, prima devo scaricare un po' di roba. Aspetta, gatto, perché ho centinaia di palle di cannone, di assi, tutto ciò. Ragazzi, si vede male, Alessio. Saluto un attimo tutti quelli che ci stanno seguendo sul canale, sulla chat, che si lamentano, la chat non la seguono. Ragazzi, siamo molto distratti in questo momento. Chiediamo scusa. Dobbiamo seguire Alessio. Non me ne frega niente. Ragazzi, non me ne frega niente della chat. È complessissimo seguire la chat, perché Alessio, bambino speciale, ha bisogno comunque di dare una mano. Via dal timone. Ah, siamo partiti. Allora, via dal timone, ma sai dove dobbiamo andare? Allora, no, me lo devi dire tu, però almeno fammi girare. Buongiorno. Eccoci, scusatemi se mi sono alzato. Adesso ti lascio.
che mi viene tutta la settimana a sistemare, finalmente mi cambierà la cosa. Alzate Pierpaolo Volume. Che significa? Che dire, Pierpaolo Volume è un cantante neomelodico. Non ti si è sentito? Vai un po' più a nord, Alessio. Non si è sentito per due ore. Che state dicendo? C'ho il volume accanto del fuoco, ragazzi. È andato via, semplicemente. Ah, mi ero allontanato, certo, ovvio. Allora, dicevo... Nord e nord-est. Devo fare un po' di avanti e indietro che c'ho il falegname. Poi, diseguiamo un pochettino della chat. Ma non avete fatto tutte queste domande? La foto di gatto che si scaccola mi fa morire. Vedo che è riscattato. Riscattate sempre i vostri messaggi o mettete il chiocciolo a multiplayer it. Altrimenti non vi leggo. Cosa volete? Abbiamo rubato la tua foto che ti scaccoli. Abbiamo messo la foto che ti scaccolo in video. Alessio è il classico figlio di pirata ricco che non fa nulla ma è ricco di famiglia, quindi chi se ne frega. Poi Alessio, è meglio un culo caldo in pancia o una pancia calda in culo? Ma forse era meglio, forse facciamo bene a non leggerla. Esatto, forse era meglio così. Comunque, tornando a noi finalmente in discorso. Vai. Manca Microsoft. Secondo voi? Sì. Fa vedere qualcosa, sta zitta completamente, no, un po' più nord-est. Ha detto l'evento il 23 marzo, sembra che ci sia confermato, cioè non è ufficiale, bomba, ma sembra Bethesda, che ci siano... Non è ufficiale, ma comunque sembra molto credibile che facciano questo evento, perché non so se hai visto, hanno ristrutturato tutta la gestione praticamente della comunicazione, praticamente tutto febbraio hanno fatto una serie di eventi per aziende, si vocifera che in marzo facciano tutta una serie di eventi, Windows, PC Gaming, Xbox, xCloud, poi non so se avete visto, c'è stato un sacco di movimento su xCloud che credo che a momenti vada... Esatto, a 1080p dovrebbe arrivare finalmente la beta sull'xCloud su PC. Sarebbe ora. Grazie. Secondo me entro marzo faranno diversi, almeno un paio di eventi per fare le cose. Sì, ma con roba effettivamente esatto. Volevo chiedere scusa a Pierpaolo che insisteva che sarebbe arrivato xCloud prima su Smart TV che mai non detto prima. Su PC. Mai detto prima. Oggi eri anche ho tu. Detto che arriverà. Diglielo, Cerino. Io lo capisco prima. Che ti paga. Mai detto smettila. Prima. Io lo capisco che prima. Lui ti ma non è vero, Alessio, stai dicendo una cazzata. È che io non me lo ricordo esattamente. Alessio, non è una cazzata. Alessio, questa è una minchiata. Ho sempre detto in chat, ragazzi, ricordategli tutte le cazzate che ha detto. Anche sulla chat del gatto xCloud in TV ho detto che sarebbe stato un passo fondamentale, che lo avrebbero fatto con grande vigore, e dopodiché lo faranno che ovvio schifo. Su PC, ma lo fanno dappertutto, ragazzi, su iPhone, ma non hai proprio dignità nel browser. Ma noi abbiamo una stronzata adesso. No, il Kraken. Ma vabbè, ma non Kraken. Si riesce a fare un discorso. Ma come qui? Il Kraken? Ma dai, ma cosa? Cos'è ma il che Kraken? Dai, prendete i cannoni, dai, i cannoni, veloce. Prendete i cannoni e anche cucinate. Cioè, non cucinate. Fammi vedere il Kraken. Cuciniamo come il Kraken. Che significa no, cucinate? No, cucinato, ho sbagliato. Vai, palle di cannone, vai, bombardate il Kraken. Quando aspira, scendete giù. Ma se sto attaccato la cosa non mi dovrebbe aspirare. Non lo so. Io sto al timone, però mi ha aspirato. Certo, ti ha detto quando aspira di staccarsi, ha detto proprio Alessio. Faccio una manovra evasiva. Non ti puoi muovere, Alessio, manovra evasiva di che? Se te la giochi bene riesci a spostarti. Attenzione. Sparategli anche col coso. Guarda che si è messo a girare. Non mi dire che si è messo a girare. Sparate anche col cecchino. Il coso. Quando non potete sparare. Come il grande puffo. Che cos'è il cecchino? Che cos'è il cecchino? Ho capito. Orca puttana che botta! Usa cannone. Cos'è il cecchino? Io lo prendo a spadate! Io lo uccido con la spada! Io vado a riparare. Mi ha risucchiato. Sparate al tentacolo con Pierpaolo. Mi ha risucchiato, ragazzi, prendetemi. No, non si tira abbastanza, l'angolo è troppo corto. Ma hai girato la nave, Alessio? No, sto uccidendo il Kraken con la spada. Oh, mi sono fatto lanciare dal Kraken. Sei uscito? Ti sei liberato? Sì, l'ho preso la spadata e sono uscito. Porca troia. Hai visto che campione, quando si capisce chi sa giocare. Il migliore. Hai visto che roba. Non per nulla sei Quakeman. Richiamo la palla di cannone. Aspetta, via, sta risucchiando. Non si toglie questo tentacolo di merda. Guardate Alessio che veramente non sta facendo niente, a parte morire. Sto sparandogli!
Ragnarok. Stai sparando delle cazzate, gli stai sparando? Vai, progresso dell'impresa. L'abbiamo ho ucciso? Messo fuori i testicoli, ho messo fuori i testicoli mentre combatto. Cosa hai fatto? Non si sa, i tentacoli. C'era scritto così, hai messo fuori combattimento i testicoli. No, i tentacoli. I tentacoli. Sì, sì, sto riparando io. Ma che cos'è? Perché ogni tanto diventa tutto rosso? Rosso. Stanno facendo danno. È perché succhia tanto. Oddio. C'è un po' d'acqua di sotto. Chi è lo scheletro vado verde? Vado io a prendere l'acqua, ragazzi, sparate voi. Oddio, c'è l'acqua. Miseria, come gondola. Ce la fai? Sì. Aspetta che riparo. Riparo. Pieno di buchi. Sì, ma sparate Alessio, perché se lascia... ragazzi, perché se lasciate Alessio da solo a sparare. No, è che spari qua. Guarda qua che c'è. Sono risucchiato. Sì, ma non c'è cibo. Ho bisogno di mangiare. Non c'è cibo. No. Non rompere. Vai, vieni qua col secchio. Vai a riparare Alessio. Ma che magna? Ma che devi mangiare? Magna sto cazzo. Vai a riparare Alessio. Sto morendo. Sì, di nedia. Secchio. Vai, sto raccogliendo un botto di acqua. Sto raccogliendo. Bisogna pure riparare i buchi. Aspetta. Vado pure a riparare i buchi. Ma poi. Kraken. E io sono Alessio, poi, spara al Kraken. Sì, ma Serino. Perché si veste da scheletro? Che poi io non capisco chi sono. Uscite, tira fuori l'acqua dalla stiva. Non c'è acqua, sono nella stiva. Non c'è è piena acqua. Di non acqua. C'è acqua. Ma che stai dicendo, Alessio? Non c'è acqua. Alessio, la nave ha due piani. La stiva. Alessio, stai al piano sbagliato, c'è un piano più basso. È ancora peggio, mi sta sottacco. È veramente un coglione, proprio, di proporzioni astronomiche, proprio. Dovete sparare, qualcuno spari anche ai tentacoli. Vai. Non ho vita, porca miseria. Banana, te. Neanche io. Basta, uccido io il Kraken, ho deciso. Sì, vai, uccidi il Kraken a stronzate, vai. Sta pieno di buchi, porca, è tutta una falla, eh. Guarda, ripara solo quelli dell'ultimo piano, perché quelli del primo piano, se non navighi, non hai grossi problemi. Lo so, mica so come Alessio, Cazzo, l'ho lisciato. Oh, stronzo sto Kraken, posso dire? Ragazzi, in l'acqua, quattro, l'acqua, in quattro. Ragazzi. Sto facendo l'acqua. Arrivo. Porca miseria. Ne abbiamo imbarcata parecchie, Sì, perché ci stanno 65 falle. Ho offerto l'anima al traghettatore. Offro l'anima al traghettatore. Aspetta, ci tiro qua Alessio. No, ragazzi, acqua. Acqua, ragazzi. No, è impossibile. Ce la facciamo. Ma come fai a farcela? Riparo io. Ripara. Sto riparando. Io... Non vedo niente. Gatto. Gatto il par di palle. Stai zitto, Alessio. Posso usare l'arpione per colpire i tentacoli? No. Non c'è più, ragazzi, sono le onde. Questa non è acqua, sono le onde. Non mi date informazioni utili. Ma dovevi spostare la nave, Alessio, non sparare. A un certo punto non era più acqua, erano le onde. Mamma mia, Alessio, veramente se sei veramente... Siete morti? Sì. Che... la nave. Madonna santa, piani sani utili, come dicono in chat, piani sani utili come un pugno sulle palle. Confermiamo veramente la stessa utilità. Abbiamo perso, adesso. Scusa, avete perso Madonna tutti i tesori santa. Che ho raccolto. No, allora ragazzi, hai perso Alessio. Che sega, tutti i tesori che ho raccolto. No. Allora, se sappiamo dove se qualcuno si ricorda dove siamo, possiamo andarli a riprendere al volo. Oddio, ma non credo. Che schifo veramente. Anche perché c'è la barchetta. Dannazione. Mamma mia. Allora, Gabit Walker, grazie per l'abbonamento. Che ora col controller sei inguardabile, non so che significa. Pianella sta su un'altra nave, mi sa. Sì, sta sulla nave del perdono, Alessio, proprio. Se uno rimane in zona e gli altri raggiungono la nave, sì, volendo... Però chi è che è rimasto in zona? Io sono morto. Io pure. Vabbè, eravamo sulla... non possiamo riandare semplicemente all'isola? Allora se riusciamo a ritriangolare la situazione, abbiamo un tot tempo per riprenderli. Secondo me è basta andare all'isola, secondo me, Allora eravamo qua subito vicino all'isola Cruxol, a quella dove dovevamo arrivare. Ma no, eravamo appena ripartiti da quella forma di pisello, per capirci. Si dovremmo essere qua allora. E allora dai, sbrighiamoci prima che... Ricordatevi che oltre a vedere i tesori che sbrilluccica che è successo? Ci attacchiamo al cazzo. Abbiamo cambiato instance server.
Ma è successa sta roba? Ma che è sta roba? Quando si abbassa troppo la popolazione di un server, viene immergiato con un altro server dove è pieno. E però ci ridanno i nostri tesori! No, ci ridanno i nostri tesori! Quando succede perdi tutto. Perfetto. No. Vabbè, però... Vabbè, ma che fail atomico proprio sta cosa qua. Diciamo che il fail è stato morire... ho capito. Sì. Il fail è Alessio. Cioè, la lì... Best, c'è poco... Vai. Andiamo a prendere l'isola. Vai l'isola quella a forma col buco al centro, a forma dei colussi. Esatto. Cioè, abbiamo giocato due ore questa. Per niente. Sì, Alessio. Ma tanto... Alessio. Mamma mia, fai veramente schifo. Perché Alessio, ti rispondo? Ma perché? Infatti, è veramente la depressione proprio. Schifo. E da Microsoft vi aspettate effettivamente qualcosa... Nord-est, Alessio. Qualcosa di nuovo sulle IP presentate... No, da questo evento qui di fine marzo io mi aspetto tanto xCloud, magari qualche progetto secondario, i vari aggiornamenti, Sea of Thieves, Grounded e così via, State of Decay, forse qualche aggiornamento su progetti siamo secondari. Per... Siamo addosso all'isola, Madonna, Alessio, il problema è Alessio. Non rompete le scatole, noi abbiamo preso in pieno, preso 60 volte, abbiamo colpito tutto, continui a strusciarlo poi. Senti, Gatto, sai qual è anche l'altro problema? Sì. Sai qual è l'altro problema, secondo me? È che Alessio, comunque sono molti, molto timidi tutti a mostrare roba nuova. Perché hanno paura di non arrivare in tempo. Ma esatto. Non è nemmeno quello, è che le console non le puoi comprare. Ho capito che non le puoi comprare, però oggigiorno gliene frega uno di passare le nuove per console? Per me non c'entra niente il fatto che non ci siano le console sul mercato, per me non c'entra È lo stesso motivo per cui alla fine si sono convinti Sony a farti uscire Horizon nel 2021, anche in versione PS4. Allora, ti spiego perché in parte quello che hai detto è una stronzata. Non riesci a trovare neanche delle schede video intorno, però Nvidia a tappeto, io stesso ho fatto dei placement per Nvidia... Ma pure adesso sta facendo fare le cose. Pure adesso AMD che si è settimana fa l'evento con le schede nuove. Ho capito, ma state parlando di marketing per vendere i rasoi, non le lamette. Qui abbiamo un problema non ci sono i rasoi. E i rasoi tu li puoi spingere. No, non sono d'accordo, Francesco, non sono minimamente d'accordo. Per me la loro tabella di marcia è indipendente dal numero di console che hanno sul mercato. Prima di tutto, Xbox, tutti i giochi escono anche sulle console vecchie. PlayStation, tutti i giochi al momento escono anche sulle console vecchie. Quindi, sinceramente, le due cose per me non hanno nessun tipo di... Qualcosa ha cambiato, secondo me, questa situazione qua. Perché i semiconduttori ancora non arrivano. Ragazzi, il problema è grosso, Il problema è grosso. Tu oggi hai una base installata buona, quella di PlayStation 5... Per esempio, siamo 5 milioni di unità, ma che comunque non sta correndo come dovrebbe correre. Sì, e ma quindi... tanto gli stessi giochi escono tutti su PS4, Francesco, non cambia niente. Cioè, si sta ripresentando lo stesso problema della scorsa generazione. Ovvero, va a gonfie vene... Ma devi guidare, come? No, Alessio! No, dal timone, sei sul timone, però, Alessio, levati dal timone! Madonna, ma sei veramente coglione! Non mettiamolo in prigione! Mettetelo in galera! Sì, votiamolo. Mamma mia santissimo, sei veramente coglione proprio. Perché non è solo votato. Il conto è non è bravo a giocare, non è avvezzo al pad, è che è proprio coglione. Sì, perché sono in galera? È un coglione, perché Alessio, abbiamo detto che stavi sul timone, coglione. Strada. Non ti sei tolto dal timone, non potevamo timonare. Navigare, timonare. Confermate la rotta, Alessio, per cortesia? Dovrebbe essere... aspetta, sto andando io a confermartela. Grazie. Mi fate uscire dalla prigione, per cortesia? No. Mi fate uscire dalla prigione? Sì, ma così prendi un'isola in frontale, cioè un'isola proprio addosso. Ci Vabbè, quello andando, non è un problema, so evitarla. Però è precisa, la cosa è precisa, esattamente nord-est. Ci penso proprio. Io, perfetto. Cioè, però evitala a sinistra se puoi, non a destra, perché è meglio se la eviti a sinistra, così entriamo più in rotto. Va bene, non è un problema. Grazie a tutti per l'hype train nel frattempo, e aggiungo che si sta presentando lo stesso problema della scorsa generazione, ovvero Microsoft quasi inesistente e Sony che vive di rendita. Microsoft, ma non lo so, la situazione secondo me è totalmente diversa e sarà sempre più diversa strada facendo. No, ma... allo stato attuale intendo, quindi mi auguro che adesso ci siano più presentazioni da parte di Microsoft, perché a Sony che cazzo glielo fa fare di dire hey, guardate che c'è tanta roba nuova, tanto le console fanno quello tranquillamente loro.
Non lo so, allora io continuo tranquillamente a se ce ne fossero. Io certo, continuo a però slegare... quando escono appariscono. Allora, sì, io continuo vero, a slegare certo. l'uscita delle console dalla mancanza di disponibilità dei videogiochi, perché comunque continuo a ribadire che i videogiochi stanno slittando per problemi legati al coronavirus, non per problemi legati alla disponibilità delle console. Assolutamente, cioè non ci si scappa. Sì. E quest'anno sarà un anno drammatico in cui i giochi non usciranno, ma non perché non ci sono le console, perché entrambe le console, tutti i giochi previsti sono anche old gen. Ma non c'è fretta però, capito? Cioè, Pier, ma non c'è, c'è fretta, non possono svilupparli, francese. Cioè, hanno grossi problemi. Ma al di là di svilupparli o meno, un certo punto, ai tempi, Drive Club, dici, lo spingiamo sul mercato, magari tu patch lo perdiamo. A sinistra? Oggi è totalmente inutile farlo, a prescindere aspetta da tutto. Che ti dico, gatto. Vedi a sinistra. Ti dico, gatto, aspetta. Dimmi. Più a sinistra devi andare, un po' più verso nord. No, devo evitare. Però Serino, Ratchet, che tra virgolette è il titolo di punta di questo primo semestre per PlayStation, sì. lo fanno uscire anche senza le console. Ed è un'esclusiva, ed è uno delle poche esclusive. Però addirittura ma non è che molto non ragione francese sì ma addirittura Ratchet è proprio solo PS5 lo fanno fanno bene no cioè, perché se come dici te sarebbe stato il primo gioco a essere slittato su un gioco solo PS5 le disponibilità ragazzi Ratchet non è cioè Ratchet e Returnal non sono Gran Turismo God of War calcolando che non c'è nient'altro è l'unico sistema francese. Ma non solo, ma è anche l'unico adesso. Titolo che fino ad ora ci ha mostrato veramente cosa vuol dire next gen. Ma almeno dentro questa qua mi sembra molto una. Boh. Scusa, è l'unico titolo a parte Star Citizen che ci ha mostrato che cos'è next gen. Scusa, Serino. Esatto. No, ma io non vedo proprio nessuna next gen. Vedo un caricamento veloce, sfruttato. Sì, però... sì dimmi altri giochi però che ti hanno mostrato qualcosa di simile. No, ma è l'unico gioco comunque PS5 esclusivo, ribadisco. Cioè, se il problema fosse quello di nuovo, lo avrebbero slittato in avanti senza problemi. Lo facevano uscire a novembre. No, ma li ammazzano. Anche a livello. Ma non puoi rimanere a zero. Con China. Che è un'altra cagata che la gente beh, sogna però tanto la gente lo aspetta. La gente lo aspetta quel l'aspetta perché ci stanno nel deserto senza borraccia. Sì. Non lo so, per me io non la penso come te, Francesco. Per me le uscite sono completamente slegate dalle disponibilità. No, ma io non dico che aspettate, io non sto dicendo che no, non facciamo uscire i giochi perché non ci sono le PS5. Dico non che la a parte non li annunciano, perché vabbè, comunque quello è ovvio. Però si dicono sviluppiamoli con calma, tanto non c'è fretta. Esatto. Per me dare sviluppiamoli con calma anche all'utenza non sarebbe male. Per me è sviluppiamoli con calma perché non c'è modo di svilupparli con fretta, ma per un problema di coronavirus. Sulle pelle, ragazzi. Soprattutto il caso di Gran Turismo, perché lì sicuramente il problema non è. Vabbè, ma perché tu Gran Turismo credevi che sarebbe uscito quest'anno? Ma secondo me ti posso dire una cosa, mentre God of War sono sicuro che esca il prossimo anno. Secondo me Gran Turismo può darsi che slitta al 2023. Sono d'accordissimo. Cioè, il prossimo anno se ne inventano col prologue. Sì. E sto tirando su, scarceriamo il maledetto anche. Sì, va bene. Ci danno una mano a trovare il tesoro. Ok. Mi avete scarcerato, torno. Sì. Sì. Stiamo andando un po' troppo di fretta, ragazzi, secondo me adesso. Tranquillo. Comunque io non dico che Ratchet e China siano giochini, dico che soltanto China sia un giochino. Esatto, China è veramente... No, io non so come la gente lo possa aspettare, China, veramente per me... Ragazzi, abbiamo trovato... China non è multipiatta, perdonate, mi state svegliando da un... China non è quello della ragazzina col bastone blu. Sì, quello della ragazzina col bastone non è multipiatta, è esclusivo quello... Pubblicizzato no, PC, mi sa, esce PC sicuro. Secondo me non esce su Xbox. Scusate, per essere libero, sono ancora molto chiuso. Manca Serino, mi sa. Anche cosa? A votarti. A tirarlo fuori. Aspetta. Anche PC. Che dobbiamo fare? Non so perché pensavo anche Xbox. Ma non è, no, non è Xbox, è PC. No, no, niente Xbox, PC è cosa, ok. La roba che brilla nell'acqua, cos'è questa roba che brilla nell'acqua? Ero capitato sul canale del Salottino e ho visto 2 minuti di tristezza di un uomo in galera. Non raccolgo il teschio della speranza. Sì. Non abbiamo niente, considera questo. Qualcosa da portare a casa non sarebbe male.
Sì, non credo che porteremo nulla a casa. Ma va pianissimo col teschio. Scusate, ho preso il teschio, via pianissimo. Grandi esperienze, Francesco. Grandi esperienze portiamo a casa. Eh sì, quello sì, lo sai. Grazie mille. Allora. Sempre teschi, vabbè. Sempre scheletri, sempre scheletri. Cyberpunk non è next gen, è perché non è uscito su next gen, per quello non è next gen Cyberpunk. Beh, Cyberpunk è next gen nel ray tracing, nell'impianto grafico, come allora... gioco non è che c'è qualcosa che dici... No, vabbè, però comunque ancora non è uscito, se vuoi, per console. Mamma mia, ragazzi, qualcuno vada a riparare la nave. Cosa, ma che è successo alla nave, ragazzi? Perché no, è scoppiata lì indietro? Perché c'erano, non ce l'ho fatta. Erano tipo 12 teschi, con ognuno con un barile. Si mette pure lui adesso. No, ma veramente, cazzo? L'affermazione di Fortnite da solo vale come... Se qualcuno ha detto davvero, perché poi voi riportate le cose sbagliate. Kina da solo vale come tutto il Nintendo Direct, ragazzi. Sì. Boh, decidete voi. Allora, a me mamma moltissimo. Però... Decidete mamma voi. Mia. Non mi sembra mamma questo mia. Gran titolo di... Il problema è che siete dei bugiardi. Io non mi fido, perché una persona non può dire una cosa del genere. No, allora, anche a me attira parecchio, Madonna, ma veramente, gatto? Sì, ma perché sembra... Un gameplay divertente, plug and play, parti, giochi, ti diverti, magari anche una trama carina da scoprire, cioè è stato molto figo, sì, il mostro giochi, non è che arrivava. Cioè, gatto, non è un gioco che ti mette le dita negli occhi, è come quando dico no. Skyward Sword è brutto, ma è uno Zelda Nintendo che non è che è brutto, ingiocabile. No, però diciamo che avrei scelto, se avessi dovuto scegliere tra quello e un altro Zelda, avrei scelto un altro Zelda da rigiocare, ecco. Ma che è? Sarà un giochino da 5 ore con un gameplay che l'abbiamo visto. Lei che si arrampica, sta roba qui è proprio vinta. No, per me è veramente, stiamo parlando del nulla astronomico, pure secondo me. Per me 10-20 ore dura. No, per me no, è veramente. Guarda, se io mi auguro che non duri 10-20 ore, perché allora diventa proprio un brutto gioco se dura 10-20 ore. Io perché da quel che so sarà un'esperienza molto stretta. Se ne dura 4-5 potrebbe essere un gioco accettabile. Ci sei, mi ci riempi un weekend. Cazzo, ma Rocchio, c'è lo squalo arriva, parlando ragazzi, di Tina, ma perché arriva. Ci stiamo avvicinando? C'è uno squalo arriva, ragazzi. Cosa è successo con lo squalo lì? Occhio Piero. Attento, Piero. Gli scheletri, ho capito. Che devo fare? Sono crepato al solito. Ha ucciso lo squalo e lo possiamo... Sei morto? Sì, sono morto, ho ammazzato lo squalo e sono morto. Ma perché? Ma perché la nave si sta avvicinando a riva in maniera pericolosa? Perché l'ho tirato con gli arpioni. Esatto. Grazie, gatto, grazie. A costo 39 euro, 20 ore. Allora no, avete ragione. 5-10 ore massimo. Ma figurati, ma proprio... 5-10 ore, magari c'è qualche collectible che... Mi viene a risuscitare, sono rimorto. E allunga la medaglia. Lo squalo comodo. Ma qualcuno raccoglie lo squalo che ho ammazzato? Io, aspetta che ti... Tu, però adesso muoio io. Dimmi, c'ho cibo? Io ce n'avevo uno solo che l'ho appena mangiato, il cibo. Cosa, Alessio? No, sto parlando con il mio navigatore. Tieni, gatto, dove sei? Avete raccolto lo squalo? No, il cibo ce l'ho, è che ho in mano lo squalo come prima cosa, sì. Vieni qua. Ah, vai a portare lo squalo, insomma, sono riuscito a ammazzare lo squalo. No, ma lo squalo si mangia, non è un tesoro. Ah, ma non lo devi cucinare? Lo devi cucinare, sì, certo, però vabbè, non torno indietro adesso. No, aspetta, non è un tesoro, te lo porti alla ghiatta, so soldi e robe, eh? Sì, vabbè, adesso non mi fermerei alla chiatta per vendere un pezzo di squalo. No, quello comunque no, stavo però. Dicendo, per me Kina è veramente un giochino, assolutamente, ribadisco proprio. Io non so come faccia la gente a essere entusiasta di quanto che lo vede negli eventi. A me mi stupisce proprio quella cosa lì. Allora, entusiasta no, però devo dire, è un gioco che non vedo l'ora di provare. Addirittura soprattutto non in un vedi l'ora di provare? Ma non c'è un cazzo, per forza. Cosa... Ma che non c'è un cazzo? Ma è pieno di roba, è pieno di roba. Esci fuori da quella classifica. È pieno di roba. Gioca qualcos'altro, gatto. Cioè, non lo so veramente. Dimmi qualcosa di così pulito, di carino, di un action in terza del genere. No, allora se mi vai a dire un action in terza di genere con una ragazza protagonista con un bastone blu, col bastone in mano che quando colpisce fa la luce blu, allora che inizia con scappa. Il gameplay mi è sembrato molto carino e da provare. Poi non sarà la rivoluzione del gaming, ma anche sti cazzi, in un periodo di totale vuoto, a me va bene. Cioè, pensa, mi sono fatto andare bene anche quel remake, remaster di merda di Pokémon. Non lo so, io ragazzi non la penso neanche per sbaglio come gatto. Lì, sto andando a cercare il tesoro, E l'isoletta di là, sicuramente adesso.
Ho sbagliato allora, tutto. Tesoro. Tesoro, mi si è ristretto il ragazzo. Ti fai 200 euro. Pieno... Comunque, ragazzi, è pieno di frutta, se volete prenderla. C'è una tantissima frutta nei barili, Qui. Okay. Abbiamo perso pure la bellissimo Valheim, però è un gioco diverso. Ma cioè, diverso che vuol dire? Di che gioco state parlando? È diverso? Valheim. Perché è diverso? Valheim ragazzi, è un capitano. Ragazzi, c'è un capitano qua. C'è un capitano scheletro. Survival... No, diverso da china, dicevi. Scusa. Ah sì, beh, ragazzi, certo. C'è un capitano. Diverso da cosa? Ragazzi, uccidilo, Piero, uccidilo. Da solo? Come... Beh, sì. Pensavo come Alessio, capito? Diverso. Sei Quickman, sei. Ammazzalo. Secondo me mi ammazza. Ci provo, ma secondo me mi sponda. No, adventure in terza persona così. Che c'hai? Eh no, niente. Niente. Beh, sono generi che a me vanno bene. Giocare così ogni tanto anche qualcosa che non sia il solito ma FPS. Ci mancherebbe altro. Open world gigantesco. Ma ci mancherebbe altro, ma certo. Che come dicevo anche questo ieri, ormai il mio concetto di gaming è cambiato tanto. Il mio concetto, scusami. La mia voglia di giocare determinati titoli è cambiata completamente. Una volta con gli open world, i primi open world, gli Assassin's Creed, i GTA, dicevo, ma cazzo, ma perché non li fanno tutti open world? E l'ho capito, perché adesso sono tutti open world e mi sto scassando i coglioni. Però posso dirti, che lì il problema è un altro. Il problema è che sono open world di 80 ore con un gameplay da 20 ore. È quello il problema, non è l'open world. Se tu vuoi fare. Cioè, è tutto allungato. Cazzo, se tu c'hai un gameplay che riempi 10-15 ore, non mi puoi fare un'avventura di 80 ore, perché dopo un po' non la faccio più. È quello il problema, non è tanto l'open world. È che non lo riempiono. Cioè, a me cosa mi è piaciuto tantissimo Valhalla. Il problema è che ha un gameplay di 30 ore. Ma è infinito e dopo un po' non ce la fai più. Pensa, io Valhalla ci speravo bene perché durante l'anteprima mi è sembrato quasi un'altra cosa. Ma è bello però, Valhalla. Non ho detto che è brutto, però io l'ho provato in anteprima. Grazie di non avermi aiutato minimamente contro lo scheletro. Ero morto, ero morto. E mi aspettavo un certo tipo di... Anche un accorciamento nella trama, cosa che purtroppo non è arrivata. E soprattutto Valhalla, sai che a livello la trama comunque il 30% la puoi tagliare. Scusami. Sono morto. Però dicevo che l'ho mollato ancora prima di arrivare a quel punto, perché come gameplay proprio non mi ha preso. Non so cosa dire. Valhalla. Sì, Valhalla. Non so, io ho finito ieri pomeriggio, ho finito Miles Morales, che me l'ero messo adesso, quindi inizierò... E ho ripreso Final Fantasy VII, che ancora non avevo finito. Poi mi giocherò anche Valhalla. E non lo so, secondo me ci sta robetta. Cioè, ecco, no, giocherei tutta la vita a Valhalla o Final Fantasy VII che a China, onestamente, che prende in mano China. Ma adesso a fine primavera esce cosa? Odyssey di Elite Dangerous, che sembra bellissimo. Vabbè, sui giochi super inutili di nicchia c'è anche Evil Genius 2 a questo punto. C'è It Takes Two anche ci sta assolutamente. Bellissimo. Cioè, ce ne stanno di titoli. Sì, però un po' di varietà, appunto, come quella che può portare China, un gameplay, secondo me, divertente. Non sarà appunto una roba esplosiva, lunghissima. Ancora una volta, però... scusa, in chat dicono, AC è bello, ma China è una merda. Non abbiamo mai detto una merda, anche in quel caso. No, quello no. Detto che non me ne frega un caso. No, perché la gente non riesce più a capire. Stiamo parlando che c'è un'attesa riguardo China che va assolutamente oltre quelle che sono le potenzialità di ingiustificata. China. È ingiustificata. Esatto. C'è un'attesa ingiustificata di China. Io invece lo capisco, perché in un momento come questo vedere qualcosa che sembra anche curato dal punto di vista grafico... Non è male. Dove sei, Pier? Ma comunque c'è Monster Hunter Rise. Sto cercando lo scrigno e continua a essere pieno di scheletri. C'è Monster Hunter Rise. C'è Monster Hunter Rise, assolutamente. Certo. Non dimentichiamo. No, questo è Alessio. Ho preso un tesoro, hai visto? Perché bravissimo. Te. Allora, lì... Era quello? No, non era quello, però. No, non è quello. La nave, Alessio. Catroia. Ciao! Amore mio! Come farò ad aspettare oppure no? Dove lo porto? E non la smetti? La smetti? Cosa sta succedendo?
guarda. Tutto bene? Francesco? La smetti che sto cercando di vedere cosa? Ammazza gli scheletri piuttosto. Guarda che ce ne stanno un milione. Aspetta, no, che non è praticamente è sparito subito. Sì, vabbè, è una roba diversa, però. Sì, vabbè. 60 scheletri, ragazzi. Aspetta, aspetta. Quindi l'ho salvato. A me stupina intriga. Però è anche vero che io non vedo l'ora che esca Mario Golf. Quindi... Comunque anch'io, sperando che non sia come Mario Tennis, però. A me diverti. Fate no, sai cosa? Ragazzi, fate una live. Ragazzi, no, fate una qualcosa. Live. Star Citizen e Mario Golf. Guarda che Mario Golf adesso c'è la modalità Kina. Corsa. Kina. Sì, vabbè, una cosa... No, io spero che non sia come Mario Tennis, perché Mario Tennis era molto povero poi alla fine di contenuti. Cioè, se Mario ci giocavi online... No, no, è vero, è vero, è vero. Mario Tennis se lo ricorda bene Alessio, Mario Tennis. Perché? Perché era particolarmente bravo a Mario Tennis, Alessio. Abbiamo fatto una non abbiamo mai giocato a Mario Tennis. Qualche sfida a Mario Tennis in cui lui dimostrava di essere particolarmente forte. Tipo, penso di aver fatto delle sfide che finivano tipo 45-1. Non mi ricordo di aver mai giocato a Mario Tennis. Cioè, spero che qualcuno in chat se lo ricordi. Abbiamo fatto delle sfide veramente che era una roba imbarazzante, Alessio. Però io Mario Tennis me lo sono giocato, solo la modalità storia, e io devo dire che mi sono divertito. Capisco che la mancanza di qualcosa in più per l'online è stato determinato. Avete pescato sto scrigno che mancava ancora? No? Ma che... Oh, io ho ucciso gli scheletri. Anche io ho visto adesso. Allora, sta lo scrigno, dai ragazzi. Dovrebbe essere qui, te. Qui, sì, eccolo qua, qui. Perfetto. Trovato. Esatto, infatti adesso dovrebbe essere qui al 100%. Ma che dici? Che stai scavando nel nulla? T'ho visto. Ma infatti l'ha trovato per Paolo, è venuto fuori scritto il nome sbagliato quando... L'avete preso sto cazzo di scrigno o no? E un attimo, c'ho gli scheletri. Grazie, ma dicendo... Scusate, allora... scusatemi. C'è mia nipote che mi dice che sono completamente inutile, voi concordate? Sì, per fortuna no, se sei più che inutile. Danneggi. Comunque voglio ringraziare Mantillo per l'abbonamento, perché questa settimana ogni abbonamento uccideremo 10 foche, ogni abbonamento regalato ne uccideremo 20. Ogni abbonamento bruceremo 10 alberi e ogni abbonamento regalato ne bruciamo 20. Per che settimana impegnativa che vi aspetta. Avete fatto, avete preso quindi lo scheletro? Ma sono qui messo gli scheletri, se mi dai il tempo ne ho 150. Ma dove sei? Dove sei? Al tesoro, dove volete che sia? Prova a raggiungere, va. Prendo la barca, quindi vado via con la barca. No, non andare via, Alessio. Mangia la banana come stai a fare. Mangia un po' di banana, lei, che fa bene. Prendo la di Dio. Mangia la melograna e banana, Alessio, vai. Esatto, bravi ragazzi. Alessio è come l'erba cattiva, cioè sei un danno, non sei mai una risorsa. Ok, ho il tesoro, arrivo. Stai arrivando? Sì. Ti stavo venendo incontro, a posto. Prendo un maiale. In barca. Sei un maiale? Eh sì, lo so. Prendo un maiale. Va bene. Più che altro, veramente, io capisco perché la gente si attacchi a Kina in un momento non così mi povero di... Io invece non lo capisco neanche quello. C'è talmente tanta roba recuperabile. Boh. Sì, ragazzi, la telecamera di Alessio che scompare e riappare, non so che dirvi. No, ma è stato tutto, scusami. Che... Ha dei problemi lui della telecamera. È più bello quell'altro, Paolo. Il 90% del gameplay di Alessio è guardare il pavimento. E morire, è riuscito a morire mentre ammazzava il maiale, ragazzi. È morto con il maiale. È morto mangiando la banana. Si è strozzato mangiando la banana. Mia nipote vuole sapere come mai giocate con me a un gioco simile. Perché giocate con me? Abbiamo degli evidenti sei tornato? Problemi. Andiamo? Morto, dove sono andiamo? Morto. Un attimo, dove andiamo? Aspetta. Ha tirato giù la vela. Ha tirato. Siamo a un metro da due scogli enormi. Andiamo. Questo gliel'hanno insegnato. Dove andiamo? Aspetta, che ancora devo fare la rotta. Dove andiamo? Devi slip. Vabbè, tu intanto prepara la rotta, io intanto tiro giù. È morto con la banana. È incredibile. Se lo stanno chiedendo tutti. Senti? Sì, è morto con la banana. Si è strozzato con la banana, ragazzi. Si è strozzato. È morto mangiando la banana, è morto. Però quanto si è divertito con l'idea di morire con la banana. Chi sta guidando? Io. Sud dritto. Ok, aspetta che giro attorno agli scogli. Ma l'isola la gioco i fuochi d'artificio, che cos'è? Quella è una cosa da acchiappare.
Che cos'è una cosa? Ma oggi sei veramente il grande puffo. Non riesce a mettere una parola. Non riesce a utilizzare è una cosa da puffare. È una cosa da puffare. È praticamente un relitto. C'è dentro una cassa. Tu la prendi. Vieni praticamente ti mostrano sulla mappa gli altri giocatori. Ah, devi andare molto più a est. Stiamo andando addosso a uno scoglio. Vai via. Vai via. Andiamo postazione. Contro uno scoglio. Allora, contro ragazzi, sto girando uno tutto. Scoglio sto girando tutto. O alzate le vele. O qui giriamo l'angolo di girata, di sterzata, siamo di virata. È la mia scoglio, postazione, perché hai le mani destra, dove non le devi avere. Togli tranquillamente, Francesco. Tutta a destra. Guarda, cioè, guardate che cosa sto facendo. E sto praticamente, sembro Gene Wilder, Richard stiamo Pryor. Non guardarmi, scoglio, non ti sento. Io a destra, però. Tutto a destra. Scoglio, vado tutto a sinistra. No, come tutto a sinistra? Se togli a sinistra è meglio. Mettete, in prigione sto piccione che è già qua davanti, che salta. Mi fai guidare, mi fai condurre, okay, la barca. No, adesso c'è la situazione grave. Mi hanno già messo in prigione, mi hanno già messo. Ci devi stare. Allora, stavo dicendo, Gatto, per me no. Kina, ribadisco, è un gioco, è un riempitivo, no, non devi. Assolutamente. Sì, ma cioè, allora, ecco, preferisco, sai cosa? Che sia brutto. Capisco perché essere in hype magari è eccessivo, però è una robetta che sinceramente mi voglio giocare. Ma io non so cosa intendi con brutto. Adesso io non, nessuno di noi ha detto brutto, ma probabilmente sarà quel classico gioco singola, cioè no, che se fosse stato un titolo almeno indie, come? Per me è almeno un doppia, anche no, solo per no. Voi veramente sottovalutate Kina un po' troppo. Cioè sì, avete un odio, lo sai un che gioco che per esempio un gioco che aspetto molto di più, Gatto? Returnal. Molto, molto di più Returnal. E quello è un doppia, non Kina. Quello è un doppia. Ma perché a te piace di più il genere, Pierpaolo? No, ma non c'entra niente. No, ragazzi, come ragazzi, vanno riproduttivi? Ma che genere? Sono in quella fascia lì. Sì, è il più genere. Facile un gioco di merda con Returnal che con Kina. Assolutamente no. Assolutamente no. No, non sono d'accordo. Ragazzi, cioè, ma già solo per il DNA. Sì, cazzo, sì, non sono d'accordo. Outmarking contro veramente Kina rischia veramente di essere un gioco da 7 in un attimo, ragazzi, ma proprio in un se non meno, cioè il rischio è molto più concreto. E gli standard di multiplayer vuol dire 4, quando dice 7. La telecamera di Serino, ragazzi, per ora ci seguono. L'ha alzato un attimo perché si sta cambiando i pantaloni, Francesco, esatto, per questo esatto, la telecamera. Adesso perché stai cambiando la rotta? Mi date una rotta. È pieno di roba a sinistra, ragazzi. È pieno di roba a sinistra, ragazzi. Arcona, oh, è mi sa che erano i nostri. Continui. Ancora. No, non è possibile. Ma perché lo tocchi? Sud non butto l'ancora? Sì, va bene, però non lo devi toccare qui. No. Scusate, no, non conveniva buttare l'ancora e raccogliere tutto? No, lo controlli. Non erano tesori, probabilmente. Erano solo barili di cibo. Beh, però lampeggiava un sacco di roba. Non lo so, io ti ho detto come la penso, Gatto. Per me Returnal è un gioco che posso dire sì, può essere un buon riempitivo che mi fa piacere giocare un pochino. Kina, per quello che riguarda me personalmente, no. Sì, beh, poi ovviamente c'è il gusto. Adesso perché stai continuando a girare? Vai dritto. Non mi date una rotta. Per esempio, Gatto, anche stanno dicendo, perché vedo che è pieno di sonari sulla nostra chat, chiaramente, perché nessuno sta citando i giochi del Direct di Nintendo, continuano a citare giochi. Vabbè, capito, giochi ma invece allora, dello State of Play. Scusami. Da Nintendo che cazzo hanno fatto vedere? Mario aspetta, Golf? Aspetta, Gatto, scusami, per esempio Sifu, è un gioco che aspetti? Sifu, quello di Abzu. Non lo aspetto, però mi è piaciuto Abzu per il poco che dura. Non era Abzu, scusami. Absolver, bravo. Per il poco che è durato mi ha divertito il gameplay, però è durato tipo un'ora, due massimo. Proprio la trama, il gioco lo finivi un'ora, due. Carino, mi ha intrigato questo secondo capitolo perché, visto il precedente, potrebbe essere carino con quella presentazione un po' alla Old Boy. Ha un'idea, almeno vedi due idee carine. Per me persino per proprio Sifu è proprio la discarica per quello che mi riguarda. Sì, beh, perché per me Absolver era veramente il gioco più inutile dell'umanità. Ma però di gameplay non era male Absolver. Era Sifu. Mamma mia, Sifu, per me veramente Kina che compreresti? Sei davanti a due confezioni. Kina, senza ombra di dubbio Kina fra Sifu e Kina. Ma cioè Sifu mi dà proprio l'idea esattamente come Kina. Absolver che lo prendi e dopo 3 minuti ti ha fatto vedere tutto quello che aveva da vedere. No, secondo me no.
Ecco, vedi, secondo, dopo che hanno fatto Absolver, non, proprio per quello che Sifu mi sembra più interessante, non credo che sarà così. Perché, perché dici, confidi che uno sbaglia dai propri errori? Esatto, avranno migliorato, magari. Uno sbaglia dai propri errori, parole in libertà. Sbaglia dai propri errori, esatto. Oh, no, scusatemi, allora, ho sbagliato, esatto, uno sbaglia dai propri errori. Impara dai propri errori. Nessuno, ragazzi, sta dicendo che Kina, essendo singola A, sarà brutto. No, stiamo semplicemente. Il problema è questo. È che, allora, vi dico solo una cosa. Un problema che sto cercando di sottolineare più volte in questi ultimi tempi. Non importa quel che diciamo, alla fine, quando vi siete fatti un'idea in testa, quella test, quella idea ve la portate fino alla morte. Fino alla Aaron morte, Greenberg ha detto: non faremo queste, questi annunci qua. Più assurdo, non ragazzi, adesso devi andare più verso sinistra, Alessio. Molto più verso sinistra. Ma c'è uno scoglio, non lo vedo, ma c'è uno scoglio. Sì, è davanti a te, vai un po' più a sinistra, ci passi in mezzo. Basta, e la gente. Basta. Okay, raddrizza. E la gente smentiva. A destra, Alessio, tutta a destra, Alessio, a destra, Alessio. E la gente smentiva Aaron Greenberg. Alessio, devi andare a destra, devi andare. Come quelli che dicono che Returnal è Mass Effect, e tu gli puoi dire mille volte che non è Mass Effect. Che non lo Effect, è, devi andare nulla. Tutta a destra. Ormai hanno deciso. Non ce la fa. Non ce la fa. Tutta a sinistra adesso, Alessio. Tutta a sinistra, Alessio. Tutta a sinistra, Alessio. Guardate dove mi avete portato. Guardate dove mi avete portato. Niente, no, ma non è normalissima, fai tranquillo. Tutta a sinistra, tutta allora, sinistra. Vi dico una cosa, se voi non tirate sulle vele, ragazzi, prendetevi, reggetevi forte. Urto. Reggiamo, perfetto. Adesso vai. Grazie all'impatto. Mamma mia! Mamma mia! È quella lì da sinistra, è quella a sinistra, vedi? Alessio, è quella a sinistra, Alessio. Alessio, l'isola che vedi là a sinistra, Alessio. Non vedo nessuna isola io. Vai a sinistra, sinistra, allora. Sinistra, tutto. Un po', sinistra, no, parecchio. No, la devi vedere davanti a te, Alessio. Te la devi far comparire sul pennone frontale. La devi c'è una barca, basta, c'è una barca. Dritto, c'è una barca. Alessio, Alessio. Vedo una barca. Vedo una barca ore 10. Dritto. Barca ore 10. Alessio, barca ore 10. Levate barca Alessio dal timone che non sta andando verso l'isola. Non allora, ti preoccupare, sto andando all'isola, ma c'è una allora, barca. Sì, no, Francesco ha detto una cosa molto vera sul preconcetto ed è verissimo. Infatti come sì. Returnal che dovrebbe essere Mass Effect, tirate sulle vele? Sì, lo sto facendo. Ah, ok. Fatelo e anche ha voi. Ha detto però. Benissimo. Ti ha detto tira sulle vele stronzo, mi pare. Dopodiché, ripeto, secondo me Sifu ha proprio quel rischio lì, esattamente come Absolver, di essere un titolo iper ripetitivo che allora, purtroppo il rischio c'è enorme, e ne siamo consapevoli, secondo me. Assolutamente. Ci sparano dall'isola. Non è un problema. Vai sulla destra, Alessio. Così la prendiamo un po' più larga. Bravo, Bruciator. Esattamente quello che è successo con The Medium. Che è stato a un certo punto la gente ha deciso che doveva essere Silent Hill. Doveva essere capolavoro. E l'avete presa sì, sotto al coccige. Nessuno sta dicendo che non abbiamo preconcetti su Kina, ma abbiamo un minimo di esperienza. Bravo. Ci permettete di giocarci un po' dalla nostra esperienza? Secondo noi, Kina non sarà niente di che. Esattamente Kina come The Medium ci credevate soltanto voi. Esatto. Era inutile dirvi non è Silent Hill. Siete stati un mese a smerdarlo perché non era Silent Hill. Dopo che era probabilmente scritto nelle stelle, era scritto. Kina e Sifu sono d'accordissimo. Per me Kina e Sifu saranno un po' come The Medium, proprio quel tipo di produzione, quel tipo di gusto. Dai. Zero. Tu pensavi che The Medium potesse essere un gioco da 9, da 10? Scusate. L'idea è interessante, però di base. Sì, semplicemente perché Blubber Team, io mi aspettavo esattamente quello che è, una bellissima esperienza se vuoi vedere un horror cinematografico, cioè un horror working simulator. Però non potete paragonare The Medium a Sifu. Che chiaramente sono in due fasce completamente diverse. Ci stanno sparando da tutte le parti. Aspetta che... No, il titolone per The Medium non se lo aspettava nessuno. Però era... Invece sì. Però non lo puoi paragonare a Sifu, dai. Per me sì, no, è come Kina e Sifu. Per me sono come Kina e Sifu. Per me sono come Kina e Sifu, per me. Era il primo vero gioco next gen, quello lì. Ma che non lo hanno fatto semplicemente perché non lo hanno fatto uscire sulla esatto. Bravo gatto. Era next gen perché hanno cancellato le uscite vecchie. Ma perché non avrebbe mai potuto girare? Che è successo? Perché siamo fermi? Non lo so, io sto raccogliendo acqua che abbiamo imbarcato, non so perché siamo fermi. Però siamo fermi perché siamo in rada. Siamo alla merce degli scheletri però, non so come dirvelo. Sì, se ne ammazziamo. Ma perché siamo venuti su quest'isola che non ho una mappa?
Abbiamo la, il Sonic Prime Ridge, ce l'ha un segreto, in vero? Scendiamo? Allora scendiamo a terra? Scendiamo a terra? Sì, no? Va bene, va bene, va bene. Scendiamo. Però la barca continua a girare. La barca si continua a muovere, eh? Cioè, non... E gira perché qualcuno ha lasciato il timone storto, ragazzi. Come, come la messa? Vabbè, l'ampione? Cosa devo fare per rubare il segreto? Devo leggere i messaggi? Intanto devi scoprire cosa hai fatto io intanto ho orpionato, intanto. Amici, mi dite in che isola siamo? Vai a prendere quella bocca. Devil's Ridge siamo. Allora. Perfetto. Ok. Io l'ho detto, per me da quel punto di vista Sifu, ribadisco, Kina, questi qua sono quel tipo di produzione lì, produzione media che può piacere molto a chi cerca quel tipo di gameplay, perché The Medium, serve, io ribadisco, io The Medium, utile, ribadisco che se ti ci avvicini sapendo quello che ti aspetti è un bel gioco, ma devi sapere quello che ti aspetti, se ti aspettavi di vedere Resident Evil 7 o non si sa che avevi sbagliato completamente. Ma è un discorso che puoi fare per qualunque tipo di gioco. Però The Medium la gente si aspettava, purtroppo si era convinta che fosse... Allora, il... The Medium è stato presentato in maniera... allora, probabilmente io sono uno che se un gioco lo vuole provare, guarda anche, ma non troppo, un po' con... Sai, mettendomi le mani davanti agli occhi, sbirciando dalle dita, perché non voglio vedere troppo. E io personalmente, l'unica cosa di The Medium che me l'ha fatto mollare è stata la telecamera fissa, che, errore mio, non avevo visto in precedenza, quindi mi rendo conto di quello. L'idea di base era interessante, che faceva girare due gameplay contemporaneamente, cosa che ovviamente non potevano fare su One liscia, per ovvi motivi. Aspettate, nel frattempo che dobbiamo cercare... Il tipo schiacciato. Un tipo schiacciato da un masso. Vabbè. Dobbiamo cercare. Un tipo schiacciato dal masso. Però non potevano fare altrimenti senza telecamera fissa. Perché far girare due volte il gameplay. Non potevi, esatto. Non potevi. Era. È un'idea interessante. Guardare, c'è Marta l'impavida. Ho trovato una persona. Marta l'impavida. No, è un NPC quello. Un NPC per vendere. Ci vendi le cose quando fa le cose da mercato. Allora, sì, c'è scritto una cosa, seppur dalle nuvole si cela, quindi vuol dire che sta sotto una grotta. Bravo, bravissimo. Che sta sotto, a? Dentro una grotta, dentro una grotta. Dentro una grotta, sta, io sono andato a vedere la grotta, infatti. E vieni in una grotta al freddo, al gelo. Cioè, leggi il messaggio. Oh, meno male che la nipote glielo dice, Alessio, che è stupido. Meno male. Alessio, non ti si vede più la telecamera, Alessio. Alessio. Non guardarti. Non so perché, non so che cosa fare. No, perché lui che cosa c'è? Esce e rientra da Discord. Da Discord? Dalla telecamera. Sì, ti sei imparato la telecamera. E comunque ho detto grotta, non gotta, quindi non guardarti sotto i polpacci. Paolo l'ha detto. Abbiamo mangiato troppa carne. Okay. E comunque sì, The Medium mi ha interessato per quel motivo lì, personalmente parlando. È l'unico titolo che effettivamente esce solo su Next Gen... Lo provo, purtroppo l'ho giocato su PC ed era ingiocabile. Adesso si vede. Cioè, ti ha acceso. Sì, si vede adesso. Ti ha acceso l'idea della, diciamo, esclusiva. Sì. Ho detto, vediamo perché è così. Ed effettivamente ho capito perché. Perché semplicemente la One liscia, quella roba lì, non lo faceva girare. Ma comunque, ragazzi, un gioco 7, qui andiamo contro un'altra. Un'altra cosa sbagliata a cui crede la gente. Non stiamo dicendo che siano giochi inutili, trovato, ragazzi, che non vadano giocati. A trovarlo, gatto, io sto impazzendo. No, io sono molto d'accordo. Io ribadisco. No, vabbè, fai. Io ribadisco che The Medium, per quello che mi riguarda, se ti ci avvicini sapendo quello che ti aspetti, ovvero un gioco di Bloober Team, ti piace per forza. Certo. Io non so più. Ma non era lui, non l'ho trovato, scusatemi. Ah, ok, ci hai fatto credere. Il problema è che la gente ci si è avvicinata convinta che stesse appunto arrivando il nuovo Resident Evil. Lo ribadisco fino alla morte questa cosa qua. No, ma sì, quello, è per lo stesso motivo stato quello lì. Ma no, te magari sei sicuramente più informato, no? Non sì, però ribadisco che non mi sono informato così a fondo, infatti per me la telecamera fissa è stato un twist. L'ha fregato. Esatto. Comunque ha detto che l'avevi trovato, ma non l'hai trovato. No, infatti non è... No, l'ho anche ritrattato. Ne ho trovato un altro, però non è schiacciato. Ah sì, nel dubbio, suono che io sono arrivato sopra e non ho trovato niente qua sopra. Era sbagliato. Mia nipote è andata via dicendo: è incredibile, non ti si può vedere giocare, non capisco perché giochino con te, e si è andata via, ha sbattuto la porta. Addirittura ha sbattuto la porta. Ha fatto bene, sì. Io sono arrivato disgustata.
Io sono arrivato a dove stava lo il cannone che ci stava sparando. E li ho ammazzati tutti gli scheletri, almeno fino là abbiamo fatto. Io sto vedendo se c'è qualche grottina qua sotto. Io sono per grotte, ma non sto trovando nessuno schiacciato da nessun qua masso. Qua è troppo alto, io qua sto troppo in alto. Quindi anche la telecamera prova ad andarsene. C'è che... la nipote. No, no. Tanto c'ho anche una fame fenomenale. Anche io lo sai che c'ho molta fame. Comunque ho detto, quindi per quello che mi riguarda questo è il discorso. Voi continuate a confondere, voi in chat, l'idea della produzione piccola con l'idea che sia un gioco brutto, mentre le due cose non sono minimamente collegate, esatto, insomma, proprio esatto. Neanche per finta, proprio zero, quindi non capisco che continuate a insistere con da questo punto di vista, non sono d'accordo. Questo è quadrato, no, è schiacciato da una roccia, però... Hai trovato? No. Che dice poi? Devi suonare. Però non era quello, Io pure sto continuando a girare. Non mi tentate, ragazzi, che ho tre tramezzini in frigo apposta. Sì, però... che il tramezzino è la cosa più buona del mondo. Sì, però io ho scoperto, cioè, purtroppo, che voi fuori dal Veneto mangiate tramezzini di merda. Sì, certo. Sì, è arrivato qua, Coce Melova. Va col carro armato a Piazza San Marco. Cosa c'entra? Non c'erano quelli che hanno fatto del tramezzino. Esatto. Non c'era quelli che saranno fatto il carro armato finto di cartone era, no? Cos'era? Aia, che paura. Me l'ha portato. Grazie. Allora. Visto che siete in squad, guardate la dimensione che un tramezzino deve avere per... non ti sto guardando. Ma che siete venuti qua? Ma è stata a fare la stessa strada mia? Guarda, ti posso dire una cosa. Spesso e volentieri nel Lazio il tramezzino c'è la truffa tramezzino, cioè davanti è pienissimo e dietro c'è inculatissimo. La... Sì, esatto. sì. È verissimo, sono d'accordo. Questo è un supermercato, per dire. Comunque i tramezzini no. Cosa è il tramezzino? Eh sì, perché ho scoperto che appena esco fuori devo mangiare tramezzini di merda e sono triste. Sei muto, Ale, dicono. Sì, Alessio, sei inquietante oltre che muto. Fermo lì in quel modo che non si sa che stai facendo, dentro una galleria chiusa, la telecamera spenta. Non è vero, guarda. Si sfonda pure dietro pur di mettere dentro il condimento. Veramente inutile proprio adesso. È vero che il condimento sul bordo. Ve lo apro, guardate. Può darsi che non sia fuori, perché io non ricordo. Guardate, non è vero, guardate, ci sono le cipolle che escono addirittura dal... Ma con le cipolle? Ma che c'è? Che gusto è? Ma che tramezzino è con le cipolle? Ma che tramezzino è? Un tramezzino veramente... Dimmi il gusto, cipolline e tonno. Ma dai, buono. No, ma dai, ma che tramezzino? Sfonda da dietro, da quanto? Dai. Tramezzino senza senso è quello. È il più gettonato. Buono, però cipolline e tonno è buono. Ah, sì? Ragazzi, qua io non riesco a trovare sto cazzo di scheletro comunque. Sì, io provo a salire ancora più sopra. Io sto facendo sto girovagando per tutta l'isola. Guardate, qualcuno Alessio, mi salva. Alessio con la telecamera spenta. Sei morto, Alessio. Vedi, è un classico, dice il Fulucadala. Fulucadala, di dove sei? Di dove Alessio, sei? Alessio, nessuno sa dove sei, Alessio. Non stai parlando. Perché non è vero, c'era qualcuno di Chiaco che combatteva con me. C'era uno che combatteva con me. Ero io, quando ho detto che sono morto. Perché non mi hai ressato? Io sono morto. Anche a parte io. Che non saprei che pulsante spingere per salvarti. Ragazzi, il teschio ripugnante lo devo prendere. Ho trovato su un... Sì, se vuoi. Prendi che magari qualcosa portiamo entro la fine. Ma secondo me... Pensavo parlassi di me. Gatta, alla fine, secondo me, nemmeno arriveremo nel... Cioè, sarà inutile tornare al porto. Niente, io non riesco a trovare, ragazzi. Ho fatto tutto il giro dell'isola attraverso... Vi ricordo che mi avevate promesso una battaglia navale. L'abbiamo fatta, vale, siamo contro... No, ma erano finti. Non abbiamo promesso non erano, una battaglia... Non voglio gli Alessio, umani, voglio gli umani. Alessio, era una battaglia anale, non una battaglia navale. Voglio primeggiare contro gli umani. Mm-mm. Ma che vuoi cosa se non sei riuscito a primeggiare nemmeno contro lo con squaletto? Te stesso, ma neanche con la barca... Neanche cioè con sei il morto remo con la sei banana, sei morto. Neanche con il remo sei riuscito a primeggiare, Alessio, neanche con i remi. Ma siamo sicuri che l'isola è giusta? Vado a controllare. Ho avuto lo stesso dubbio.
Vedo che fate esercizio moltissimi, no? con questo dibattito. Sul Veneto, dimmi. Gatto, vedo da noi hai acceso moltissimo dibattito sul discorso del Veneto. Ragazzi, abito vicino Vicenza, no, vedi? Ma non per fare cosa regionale o quant'altro. Cioè, accettate il fatto che il Veneto almeno una cosa buona ce l'abbia, che sono i tramezzini. Cioè, no, sono tutti della veneziana, sono buonissimi. Sì, ma il vino, cioè, il vino e lo spritz... Cioè, di che cosa stiamo parlando? Col tramezzino, però. Io sto parlando del tramezzino. No, perché ha detto almeno una cosa buona. Almeno una cosa buona ce l'ha. Ma vuoi mettere i mattoni? I mattoni? Vuoi mettere? Già che ci sei. Andate a fare in culo. Cioè, stai scherzando? Comunque c'entra buio. È un gioco buio. So, Alessio dice le cose a caso. Beh, abbiamo anche i pipanesi, naturalmente, sono fenomenali. Che sono? Il tiramisù è francese. Non è veneto. E come no? Il tiramisù tutti quanti dicono che è della loro tiramisù regione. Veneto, no. Il tiramisù è veneto, fine. Sì, non è veneto. Sì. Poi, qualcuno mi dice se è l'isola giusta. Poi fammi vedere il libro. L'isola giusta. Mangiate tramezzini di merda, mangiate. Fammi vedere. Poi c'è la veneziana, quella che ti chiude le imposte, no? Quella è una bella idea, quella. Perché io personalmente. Chi è che rideva? Chi è che rideva da lontano? Ma chi era? Intorno uno stromo, ma chi era? Chi era il Capitan Findus? Chi era che rideva da lontano? Quella è la tipica risata senza denti. Si dice sia stato inventato a Treviso, effettivamente, il tiramisù. Tutti dicono... Non è vero che tutti dicono. Cosa dicono tutti? Che stiano zitti tutti. Dai, ragazzi... L'ho inventato allora, io, ragazzi, l'ho inventato. Ragazzi, mi sta venendo lo scolo a far girare per quest'isola senza trovare il... No, capitano. Adesso lo troviamo, però, scusa. Lo troviamo, sto stronzo schiacciato da sto maledetto masso, perché... Però è strano che sia io perché me lo ricordo sia la catana. Mi ricordo lo stronzo schiacciato dal masso, ma non me lo ricordo dentro una caverna, anche se e dove te lo ricordi? Hai detto tu è dentro una caverna. Hai detto tu no, perché diceva quella cosa lì. Scusate, no, magari ma nascosto dalle sott'acqua? Nuvole, non può essere una cima e se fosse nelle sott'acqua? Nuvole. Una e se cima, una cima nelle acqua? Una cima nelle nuvole, sott'acqua, una cima nelle nuvole, una cima nelle nuvole. Siamo un attimino incartati. No, secondo me, ragazzi, ho trovato uno scrigno sott'acqua. Ho trovato, il forziere del Predone. Ho trovato il Predone. Dai, tra l'altro, fa rima con Alessio Predone. Tra l'altro, se ci fate caso, lo sai, Alessio, fa rima con te, Predone, eh. Pensavo si fosse bloccata la live. No, purtroppo non è così. Prova a pensare su che fa rima Predone, Alessio. Dai, troviamo sto Alessio. Cristiano schiacciato dal masso, per favore. Con? Toblerone. Anche quello Toblerone, chiaramente. Sì, Veneto. È Veneto, certo. Sì. Che Alessio lo chiamava fino non ai primi. Non è svizzero il Toblerone? Prima che glielo dicessi io, Alessio era convinto. Ragazzi, prima che glielo dicessi io, Alessio era convinto che fosse americano e lo chiamava Toblerone. Perché era convinto che fosse americano, finché non glielo ho detto io. Andavamo sempre in aeroporto. In aeroporto, quando partivamo per andare a Los Angeles, quando rientravamo, sai che si trova sempre il Toblerone. In aeroporto faceva sempre, io prendo un paio di Toblerone per casa. Non può essere vero. È verissimo, ti giuro, Francè, era così veramente, scherzo. Che dici? Ti seguo, vedo che sai, sei padrone della situazione. Che è successo? Ma chi è padrone della situazione? È tutto buio, sempre buio. Io ho portato anche il forziere del Toblerone, ho portato a bordo. Comunque, io ho detto una roba e adesso voi ci pontificate sopra. I tramezzini sono fenomenali. Fine. Ancora. Vedi, ho iniziato e chiuso il discorso. Ma magari, magari non potrebbe essere caduto in acqua il tizio? No. Secondo no, me però il tramezzino no, veneto, quello sì, tipico del bacaro, roba del genere, è troppo pieno in mezzo con quella forma portafoglio niente, e diventa un po' stomachevole nel baccone sì, più ricco. Noioso. No, mentre no, invece no, chi sa fare tramezzini bene li fa in quantità corrette con un ripieno adeguatamente proporzionato alla quantità di pane. Con quel ripieno me ne mangio 4 esatto, tranquillamente. Perché altrimenti, altrimenti non è che semplicemente se imbottisci una roba allo sfinimento diventa a oltranza. Assolutamente sì, invece. Sono assolutamente molto molto d'accordo. A me piace quello con l'insalata di pollo. Mamma mia. Cioè l'insalata di pollo è una cosa troppo buona. Beh, niente, possiamo parlare di cibo quanto volete. Tanto ho mangiato, sono a posto.
Io sto continuando a cercare, ma... Io ho mangiato un panciocca da stamattina, c'ho l'antimateria nello stomaco. Questo. Senti, io provo a suonare a questo, ma questo qua schiacciato secondo voi non è lui? Prova. Prova, magari ti va bene. Io non so chi è quello schiacciato. Il teschio nella grotta dove eri prima è schiacciato contro una parete da tre pietre legate a un palo. Sto suonando, ma non fa niente. Ok. Ci hanno dato l'indizio. Adesso dove la trovo la grotta? A chi ha dato l'indizio? A me, l'ho letto. Il teschio è nella grotta dove eri prima, è schiacciato contro una parete da tre pietre legate a un palo. Ma dove, quando te l'ha data sta cosa? Io non ce l'ho mica. No, gliela data in chat. La chat me l'ha detto. Ma è contro il palo, è quello che ho suonato io, ragazzi, no, contro il palo. Non si è acceso quello contro il palo, ragazzi, l'ho appena suonato. È contro un palo, nel senso che c'è un palo legato con tre massi. Però quello, tu hai trovato uno schiacciato da un palo, mi sa. Ah, forse allora è quest'altro, fatemi provare. Forse è questo? No, manco questo. No, mi ho sbagliato buco. Buco sbagliato. Arancino, niente, discorso chiuso, va bene. Ne volete aprire altri 8 di discorsi culinari e regionali? Ecco, lo gnocco con quello centro Italia-nord Italia, che quello centro Italia è duro, quello nord Italia è moscio. Posso dire che gli gnocchi alla romana mi fanno cagare? Madonna. Invece a me piacciono quelli proprio duri, gatto, così. Gatto, è inquietante questa cosa qui, eh? A me piacciono quelli duri e non... Cioè, non è che non mi piacciono, mi piacciono molto meno quelli molti. Eccolo fatto, ragazzi, fatto, oh, fatto. Oh, è bravo. Grazie. Alle lance dipinte sulla spiaggia sud-ovest dobbiamo arrivare. Vai, sud-ovest. Alle arance dipinte nella siamo spiaggia già sud-ovest. Qua. Lance dipinte sud-ovest. Le arance, quindi che arance l'alce, sono? Le lance. L'alce? L'alce dipinta sud-ovest. Sì, l'alce. Alessio, ma dove sei? Ti sei fatto uccidere di nuovo, Alessio? Ma sono così gettonate gli gnocchi alla romana, veramente vi piace? Mamma mia, sono buonissimi, non capisci un cazzo, gli gnocchi alla romana sono buonissimi. E io, guarda, tra le poche cose che so fare... Cacciatore solitario alla spiaggia nord, vai! Nord, calciatore solitario? Esatto. tra le poche cose che riesco a fare, ci sono i gnocchi come li faceva mia bisnonna, che sono belli grossi e belli turgidi, è una roba proprio... Che te li ciucci tutti del sugo e poi ti rimane il sapore dell'impasto. Io però preferisco, voglio assaggiare. Pure io preferisco lo gnocco molto duro che è lo gnocco quello molto moscio. Però per me lo gnocco romano, cioè, è veramente indiscutibile. Io invece preferisco lo gnocco moscio. Ecco qui, ho trovato il calciatore. L'ho trovato il calciatore. Vai, adesso leggi perché non mi ricordo più che cosa. Aspetta, è pieno di scheletri, ragazzi. Cioè, si è aspettato un secondo. Due. Allora, trova il leggendario calciatore Nord, vecchio del campo. Compi 9 passi a nord, nord-ovest. Che significa 9 passi a nord, nord-ovest? Che ti rifai nord, guardi nord, nord-ovest e fai quanti erano? 9 passi. 9 passi, nord, nord-ovest, quindi qua. Tira su la cosa. Allora. Dove vai? Dove che vai? Tira su. Tira su. Clicca. Tira su, ecco, e ti fa proprio i passi, guarda, cammina. Senti i passi adesso, vai. Nord, nord-ovest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai. Oh, bravissimo, hai visto? Fortuna che c'è Alessio, che è stato utilissimo anche in questa. La focaccia ligure la amo tantissimo, buonissima. Ok, prendiamo subito l'oro, prendiamolo subito. Sì, che almeno qualcosa ci prendiamo. Esatto. Vai, portiamo. Dai, andiamo a consegnare. Andiamo a consegnare. Vi dico comunque che questa quest di solito dura un'ora, un'ora e mezza. Scusa, l'altro non lo facciamo, l'altra missione? No, inutile. Vabbè, se vuoi. Beh, abbiamo mezz'ora. Intanto andiamo a consegnare questo, poi vediamo cosa riusciamo a fare. Va bene, andiamo. Alessio, che facciamo? Niente, ce lo scordiamo, Alessio, chiaramente, che non si sa che sta facendo, è scomparso da un'ora. Ecco, naturalmente, va. È inutile Alessio dirlo. Serve a farvi fare bella figura, ma neanche... Nord è una roba straordinaria. In Svizzera... Cosa? Non ho capito. In Svizzera, sul lago di Lugano... Alessio, ma dove stavi, Alessio? Ho assaggiato pure una roba che non ho ricevuto da nessuna parte. Polenta e latte, una roba che mi ha mandato in estasi. In estasi. Però la regione dove si mangia meglio in assoluto, dove io posso morire con il fegato scoppiato, è la Sicilia.
La Sicilia, sì, sì. Sicilia tutta la vita. Non so, io ritengo che ogni regione abbia la sua specialità. Ogni regione ha la sua specialità, perché siamo in Italia. Ma in ogni regione, secondo me, mangi bene. È difficile in Italia andare da qualche parte e dire no, che merda. Sono stato lì una settimana e non ho mangiato un cazzo. Sì, esatto. C'è sempre il Molise, c'è sempre il Molise. Io non so di nessuna specialità gastronomica molisana. Ma sono sicuro che qualcosa da mangiare di buono ci sia anche lì. Se sai dove andare, sì, vabbè, se sai dove andare anche nei paeselli fuori Italia, se sai dove andare, per però... me sono d'accordo con la Sicilia, pure io sono d'accordo. Cioè, e quanto è completa la Sicilia, sì, sì, e soprattutto poi ci sta la parte araba con i dolci, sì, sì, sono d'accordo. Non esiste proprio un rapporto qualità-prezzo insuperabile. Nord-est, Sicilia, le collezioni. Pure te, Alessio, sei d'accordo con Sicilia? Sì, 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 Sicilia, nord-est. Sloop, allora abbiamo due giocatori. Due sloop a sinistra. Beh, andiamo a rompergli i coglioni, già che ci siamo. Così perdiamo, è contento anche Alessio, perdiamo anche i tesori che avevamo, certo. Ok. Allora, ma Alessio, quindi vado a sinistra? Alessio è salito. Di palle. In Inghilterra è tutto buonissimo quello che si importa dall'Italia. Esatto. Ci carichiamo di palle però a questo punto. Palla di cannone, bomba incendiaria. Anch'io vado a, vado a scaricare. Se mi dite dove lasciare il timone... Guido, lascia il timone e vai. No, vado a scaricare, non riusciamo... vado a scaricare le palle di cannone. Ma tanto non riusciamo nemmeno a metterci. Non li raggiungiamo, mi hai detto. No, non li abbiamo presi. Sono qua. Dove sì, stanno? Ma poi ho i dubbi. Ah, no, che sono poi... scheletri questi? No, non sono scheletri, sono tutti i giocatori. Ma dove no, stanno? No, sono scheletri questi qui. A destra dici? Ah, sono tutti e due scheletri. Sono due scheletri, ma dai, che figura abbiamo fatto. Ah, vabbè. Dov'è che dovevo andare a nord-est? Allora mi giro. Stiamo andando contro comunque proprio gli scheletri, eh. Il pane è fuori dalla Sicilia, quello là si mette a suonare. Adesso però non iniziamo a fare Lazio, guerre Campania, ovunque. Emilia, poi... No, allora. No, io cambierei, io dopo la Sicilia metterei la Campania, poi l'Emilia, poi il Lazio, poi la Puglia e così terzo seguendo posto, quello. L'Emilia. Sì, per me l'Emilia, sì. Perché io purtroppo sono un grandissimo amante del salato e secondo me affettati e quella roba lì come li mangi in Emilia, i formaggi e i salami, e sì, i salami, prosciutto. E poi io sono un grandissimo amante del crudo, quindi per me quella roba lì. Dico, solo terzo posto lasagna. Era quello? Sì, dopo, sì, lo metterei assolutamente dopo la Sicilia e la Campania, per quello che mi riguarda. Sicilia, sì, Campania sì, e poi Emilia. Sono d'accordo, Sicilia e Campania. Noi ci metterei pure il Lazio a quel punto, comunque. No, subito dopo ricordiamo che ricordiamo che la cucina emiliano-romagnola è stata riconosciuta come la migliore nel mondo due ma anni sì, fa. Ma c'è tutto. Passi dalla lasagna eccezionale alla piadina, agli affettati, allo gnocco fritto. Di gusto. Io sono grande salato. Ragazzi, la cecina. Grazie a Geralt. Grazie a Geralt 261. La cecina di dov'è, scusami? La cecina è da morire, non è sempre emiliana? La no, la Toscana, già nominandola, chiaramente. La Cecina. Toscana, scusate, sì, sì. Però veramente non sono stato in un posto dove ho mangiato di merda in Italia. In Emilia i tortellini in brodo, i tortellini di zucca, i tortelli di zucca, i tortelli con l'erbetta. No, vabbè, ragazzi, Emilia, secondo me, terzo posto meritatissimo. No, dopo metterei il Lazio, sì, forse. Io non voglio attirare le ire dei pugliesi, che hanno della roba buonissima. No, per però me la Puglia non la metterei. Poca roba, c'ha poca roba. Non la metterei in testa, assolutamente. La roba è cime di rapa, a me fagioli e cime di rapa piccanti è una roba. Zucca, sì. Fagioli e cime di rapa, la morte sua. Però, alla fine, è poca roba. Sì, sì, sono d'accordo. Sono più un fan della carne in umido, carne. Non si chiamano crescentine, si chiama gnocco fritto per quello che mi riguarda. La crescentina dovrebbe essere un'altra roba, o viene quando la prendi... Dipende, tigelle, allora crescentina viene usato purtroppo indistintamente per indicare sia il gnocco fritto che le tigelle. E sono due robe completamente diverse. Però invece ragazzi lo gnocco dove fritto... Dove parcheggiarci qui, Alessio? Dove? Qui, quest'isola. Quest'isolotto? Quest'isolotto qui? Si sono arrabbiati. C'è sì, ma infatti il problema è quello, ragazzi, ci sono stato tantissimo in Puglia. Il problema è che non dico che c'è pochissima roba rispetto a tante altre regioni. Sì, è vero. No, sono d'accordo con te. Sono d'accordissimo con parlare te. Parlare di cibo regionale gettate è l'ancora, gettate, di l'ancora, gettate l'ancora, gettate l'ancora, gettate l'ancora, no, ma ce ne andiamo tranquilli. No, stiamo andando a sbattere, ragazzi. Ditemi, se devo gettare l'ancora? Gettala. Non serve. Non serve. No, 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 non è vero.
Non è un problema, no? Ma va bene, anche perché fermarci qua è una rottura di palle. Gira tutto a destra, gira. Sta girando tutto a destra. Sì, siamo arrivati, non ho capito, perché che ci frega di graffiare la nave. Abbiamo anche rotto, ci stiamo anche imbarcando. Sì, acqua, va bene, si vede, gatto, che non hai mai avuto la barca. Che cosa esatto. Me ne frega di grattare la barca? Ti viene un patema d'animo, cioè... Ti scoppia il cuore. C'è anche da dire che in tutta la mia vita non sono mai morto così tante volte durante una missione in Sea of Thieves, perdendo di nuovo tutto. Quindi... Ma come cazzo avete parcheggiato? Nell'unica parte dove è impossibile salire? Ma infatti gliel'ho detto. Ormeggiato. Sì, comunque, ormeggiante. Utilizzerai pure il termine corretto, però guarda dove. Però quindi da stronzo. Continuiamo a sbattere, ragazzi. Continuiamo a sbattere. Sì, sì, beh, vabbè, per forza, per forza. Aspetta che mi sto avvicinando io piano piano con l'argano. Con l'harpoon, con l'harpoon. Abbiamo l'assicurazione. Sì, sì, la paga Alessio. C'è una vela che è rimasta mezza tirata su, ragazzi. L'ho fatto io perché sennò non andavamo avanti. Ecco, le Marche pure hanno roba buona, però sì, non è beh, anche l'Abruzzo. Roba. Beh, anche, però se andiamo a discutere anche l'Abruzzo, cioè potremmo dirne di tantissimo. Fermi. No, ma è un discorso, ribadisco, che va bene per tutti. Cioè, tutti hanno roba buona dove mangi. È difficile farti una settimana in giro per l'Italia dove dici appunto sono stato lì, ho mangiato di merda tutto il tempo, come succede in America, no? Che capita spesso. Cosa siamo venuti a fare in quest'isola? A consegnare. La roba, Alessio. Oh, guarda, non avevi giocatori. Vuoi provare? Ma abbiamo finito, scusa. Sì, sì, andiamo. Ma andiamo, sono abbiamo qua. Parcheggiato. Questi qua adesso ci sbombardano sì, tutto. Sì, andiamo a vendere tutto subito, ragazzi. Vendiamo tutto subito, ragazzi. Attenti, qua crepiamo. Che vendiamo, abbiamo due robe. Che frega di vendere? A chi? Vendere cosa? Il forziere del predone, da chi lo devo portare il forziere del predone che fa da quello coglione? Da quello dentro il coso. La tenda. Io vado stavo parlando come Serino, scusami. C'è il nemico. Signor Serino. Il nemico alle porte? C'è il nemico, signor Sifuoco, stanno sparandoci. E certo che sparano, hanno visto subito. Vedi che non siete capaci, cazzo. Vendete tutto, ragazzi, vendete tutto. No, sparagli. Ho venduto il Graal. Senti che stanno salendo, eh. E niente, io sono riuscito a morire sulle scale, incredibile. Avete rovinato tutta la partita. noi Alessio. Confermo. No, niente, non sono riuscito a salire. Lo so, ho visto che ci hai provato, grazie. Ma intanto li ho visti subito. Mi sa che sanno giocare. Ma perché avete titubato? Bisognava entrare in guerra subito. Scarichiamo. Ah, mamma mia, è impossibile, tutti devi non puoi parcheggiare così. Non puoi parcheggiare così, devi parcheggiare senza ancora in uscita e devi cercare di avere un contatto prima che loro ti arrivino. Ah, bene, nel momento in cui loro arrivano così veloci, vuol dire che vengono lì a romperti il culo. Io nel momento gli ho rotto due robe, gli ho rotto un po' il culo, quindi sto a posto così, sono soddisfatto. Con la coscienza sei tranquillo. Sì. Ma che ore sono? Ho anche venduto della roba, quindi super tranquillo. 11:40. No, Alessio perché, nella ciurma. Perché siamo tornati? Perché siamo tornati a casa alle 11:40? Per consegnare due robine. Scusa, perché non andiamo sulla barca loro adesso? Intanto abbiamo colpi, gli abbiamo pure sparati. Sicuro si sono intimoriti, Francesco. sì. Adesso sono tutti risentiti. Adesso ci sarà Alessio che gli ha preso in mano l'uccello, là come fa sempre. Guarda, ci hanno lasciato pure un forziere. Ma è pieno il forziere! Ma mio! Che culo. Io sto andando verso la loro barca. Allora, gatto, non puoi capire. Ci sta il coso. Che ci sta? Ci sta lo squalo che mi ha che stava per mordermi. Attento che ci sta con lui sott'acqua che spara. Lo vedo lo squalo. Oh, io comunque un forziere me lo sono ripreso, Io sto andando sulla barca intanto. Sulla loro? Metti le bombe incendiarie. È il tipo dietro, Alessio, è il tipo dietro, eh. Mi morde lo squalo. Non ci sono più puttana, che male. Non ci sono più gli squali. Non ci sono squali ho in America. Ho appena ammazzato il tipo, io, perfetto. E io sono morto, salvami. Non posso, Alessio, sei morto. Se aspetti. Dai. Non ce l'hai fatta. Miseria, no. Ma quanti squali ci sono? Sono tutti quelli che non hai trovato in questi sì, esatto. Mesi di gameplay da solo, mai uno squalo, adesso sono pieno. Oh, che fa? Mi spara, ma sì. Beh. Mazza, ho ammazzato ma chi è il Lionel Messi?
Ma chi è Lionel Messi? Il giocatore di calcio, Alessio. È quello che abbiamo trovato prima, il giocatore di calcio solitario. Sono in barca con Lionel Messi! Perché sono in barca con Lionel Messi? Chiedilo. Chiedi se ti ma no, sono nella Alessio. Barca dei morti con gli Lionel Messi. Chiedi se ti fanno fotografo, Alessio. Chiedi se ti fanno fotografo. Perché la nave dei morti. Vedo anche gli altri morti. La nave dei morti, se... trovi tutti Alessio, quelli che muoiono nel server. Chiedi se ti fa un autografo. Chiedigli l'autografo, Alessio. Chiedi l'autografo, Alessio, magari. Oh. Cioè, oh, già che ci guardate stai. Che cosa sono riuscito a fare. Oh, bastardo, è arrivato uno. Ma sei in barca? Sei nella loro barca? No, sono morto. Stavo consegnando la roba. Beh, deve essere bello lo yacht di Lionel Messi, secondo me. Quando gioca nel Barcellona si diverte su Sea of Thieves. A posto, abbiamo venduto tutto, abbiamo fatto tutto, siamo riusciti. Ma di Igliff di che cosa sta parlando? Perché dice pappardella al cinghiale, bistecca fiorentina, fagioli all'uccelletto, schiacciata alla Toscana. Sta parlando Toscana. Capito, perché pappardella al cinghiale non è che sono toscane. Sì, ma per me non è fagioli all'uccelletto nemmeno. Allora mettiamoci pure la pappardella. Oh, metti pure la pappardella. Per me la Toscana non è assolutamente nelle top 5, perché io non sono questo super fissato con le carni, quindi per me non è in top 5 assolutamente la Toscana. Ha sbagliato Barca, Barça con la... battutone di... abbiamo ancora 20 minuti, facciamoci un giro, arrivederci, vediamo cosa troviamo. Va bene. Ammazziamo quelli che sicuramente ci stanno aspettando lì per il secondo round. Basta, io non voglio fare più niente. Dopo tanta fatica avete perso tutto, sì, per la terza volta. Ma io ho venduto un paio di cose, ero riuscito a vendere un paio di cose. Sì, no? sì. Abbiamo perso anche l'onore. Esatto. La faccia. Tutto. Datemi una rotta, datemi una rotta, verso l'infinito. Vai dove vuoi. Vai dove vuoi. Guarda, vado a fare anche la pipì nel mentre. Ti lascio proprio libertà. Cioè, non abbiamo un obiettivo? No, prego. Ma come no? Ci abbiamo, scusate, l'isola quella là, ci abbiamo un ultimo indizio, no? Vai, l'ultimo indizio, vai! No, ce ne abbiamo due navi, aspetta, no, ci abbiamo anche una cosa, ci abbiamo anche un'isola, aspetta, adesso ti dico, l'isola è l'isola delle salsicce, aspetta che devo trovare quest'isola qua, che non so che isola sia. Ma fermati su un'isola qualunque, che magari proviamo qualche cosa, che ne sai? Guarda se trovi pure i gabbiani, che c'è qualche relitto, che prendiamo qualche cosa dal relitto. No, ma non ce ne sono. È sempre buio, sempre. Cercando l'isola, Alessio. Allora, vuole... Alessio, ti dico una cosa incredibile. Dopo il giorno, vien la sera. Ma non devi disperare perché domani è un altro giorno. Esatto. Io non so quale isola è questa qua che ho visto. Francamente me ne infischio. Stava meglio quando si stava peggio. Quell'isola lì, che isola è quella lì che abbiamo visto sulla mappa? Gatto è la vescica più veloce dei mari, dico. No, è che bevo veramente un ma ha pisciato nella bottiglia, c'ha la bottiglia sotto là. Perché ci ho messo poco a farla. Semplicemente non vivo in una villa e quindi ribadisco anche alla vostra utenza che il mio bagno è al muro a fianco rispetto alla stanza dove streamo. Io non riesco a trovare e poi non ha la mia prostata, ho la mia. Ha ancora della pressione. È sgocciolamento, il mio è sgocciolamento. Io devo accarezzarlo ormai per farlo andare. dai un po'. Lo devo allungare un po', capito? Lo devo allungare un po' per mandarlo. E il tira e molla. Devi premerlo per far uscire le gocce una alla volta. Sì, com'è possibile, Alessio? È tipo il vermiglio. Alessio, ma che stai facendo, Alessio? Mi dovete dare una rotta, altrimenti ci ammazzi, scusami. Alessio, qualsiasi rotta ti diamo. Datemi una rotta. Certo, non posso andare contro qualcosa, Alessio. Sai che cosa sarà bellissima? Io tanto non vedo niente, non si vede niente in questo gioco. L'altra volta ho fatto una live mentre facevo jogging, mentre correvo. A un certo punto, perché è durata un'ora e mezza, a un certo punto mi scappava la pipì e quindi ho pisciato davanti a 58 persone live. È stato bellissimo. E che dovevo fare? Morivo? Scusa, spegni la telecamera per un attimo. Esatto. Ma inquadravi il cielo, mica mi inquadravo le balle. Ma poi per strada? Hai pisciato in una bottiglia? No, dietro a un cespuglione, in un parco. Ma che schifoso, dai. Ma che schifoso è? Ma scusa, ma che uno che non fa?
No, fatti l'itinerario dove prendere. No, anch'io sono pubblico. Abbastanza libero, ma per va, quelle cose lì. A me, tutte le volte che vado nei bagni in ufficio mi chiedono di chiudere la porta. Ma scusami, qua tu chiudi l'albero quando vai a pisciare nel bar. Ma scusa, ma sei in un parco enorme. Chiudi l'albero. Ma che stai dicendo, Alessio? Chiudi l'albero quando vai a pisciare nel bosco? Ma che dici? Comunque, vi dico una cosa, che avete presente il bug di Cyberpunk dove esce il pisello dai pantaloni? Sì. Una volta è uscito così dal bagno, diretta Addiction. E salutavo tutti. Mi date una rotta per cortesia. E io non riesco a trovare l'isola, dai. Alessio. Non andiamo so a Crux Hollow, che è quella a forma di cazzo, dai. Vai, quella è forma no, di scusa, cazzo. Forse è Booty Isle. Forse è Booty Isle. Fammi vedere Booty Isle, sì, è quella della bottiglia. Booty Isle, è quella della bottiglia, là. Vero? Sì, allora, devi andare, Alessio, mo ti dico, tutto a sud-ovest. Sud-ovest. Che belle queste discussioni gaming, vero? Sì, ma è lunghissima, Alessio, non faremo mai in tempo, tutto sud-ovest. Da quando abbiamo iniziato a parlare di cibo è finita. Dai, allora, metti in mezzo un altro argomento gaming quest'ultimo quarto d'ora. Oddio, adesso va bene adesso. Sei tu... Cyberpunk è ricominciato lo sviluppo? Che mi ha fatto molto ridere, che hanno completamente bloccato tutto. Sono bloccati per via del hacking. Esatto, per due settimane. Però vi volevo chiedere, che magari siete più informati di me, mi hanno detto l'altro giorno che è a rischio l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, perché Bethesda ha in corso una class action da parte degli utenti per via di DLC. Adesso ci stiamo andando a scantare. Alessio, stiamo andando contro un'isola fortissimo. Stiamo andando, Alessio, proprio in pieno. Io non la vedo, io vedo una vela. Gira, ti non me lo da un'altra parte. Niente. Basta. Sì, ma dovete dirmelo, è molto semplice. Mi dite... presa in pieno, tutta, continua a prendere. Veramente, ma come fate? Mi spiegate come fate voi a vedere quando timonate? Mi spiegate come fate? È veramente, me lo spiegate come fate? Cioè, guarda. Me lo spiegate? Cioè... Me lo spiegate per cortesia come funziona? Ogni tanto devi staccare dal timone e dare un occhio. No, gli altri anche se lo dovrebbero dire. Quando sei sulla barca vera, Alessio, quando sei sulla barca vera, che fai? Ti muovi in questo modo, Ale? Ci si scambiano le informazioni. Che, Alessio, non si parla di Cyberpunk. Alessio, fai vomitare, fai. Comunque, non sai fare niente in questo gioco. È ancora più interessante il dettaglio sul perché non hanno sviluppato la patch in tempo. Perché sì, il problema è stato l'hacking, ma hanno messo praticamente in lockdown tutto il sistema interno e i PC. Sì. Quindi la gente non può avvicinarsi ai PC e ai terminali. E questa è la cosa no, più hanno bella. Messo, hanno bloccato, cioè non potevi lavorare in remoto, avevano bloccato tutti i server, esatto. E quindi non potevi lavorare ma in remoto. Probabilmente così che però effettivamente come la gestisci una roba del genere? Sai che c'è stato un buco, cioè devi fermare tutto il periodo di Covid, cioè con la gente che è a casa. Devi andare infatti a capire dov'è il buco. Metti in remoto. Infatti, hanno bloccato tutti quanti. Hanno bloccato lo sviluppo completamente. L'accesso ai server per due settimane finché non hanno riparato, evidentemente, le falle di sistema. Chissà se poi se lo sono ricomprato loro, quei codici. L'avrei fatto. Chissà, però non si è più sentito nessuno parlarne, effettivamente. Potrebbe anche essere. Che cazzo ci fai? No, ragazzi, purtroppo Alessio non naviga bendato. Proprio che non sa timonare in nessun modo, non sa guardare. Proprio quello è il problema. Halo Infinite, ragazzi, Halo Infinite entro fine anno di sicuro. L'hanno già detto più e più volte, l'uscita è entro fine anno. Io, per esempio, Halo Infinite lo aspetto tantissimo, perché comunque lo voglio vedere a tutti i costi. Lo secondo voglio giocare, voglio vedere. Sì, secondo me sarà divertentissimo. Non hanno mai per più me, parlato. Sì. Per i motivi sbagliati, però. Farà ridere. Come ce la fa? Me lo auguro, però. E non, la gente deve anche capire qual è il punto di forza di Halo, che è rinunciare comunque anche un po' alla grafica per avere un ecosistema shooter che, che reagisce. Sud-ovest, Alessio. È molto bello. Sud-sud-ovest, Alessio, per cortesia. Sud-sud-ovest devi andare. Che è una class action per colpa di Fallout 76. No, ma però quella cosa lì è stata ingigantita all'infinito, Gatto. No, c'è la class action in corso, ma al massimo la class action rallenta semplicemente perché bisogna decidere chi è che paga o bisogna pagare prima quello. Della risorsa. Sì, ma non è che si blocca l'acquisizione. E al massimo comunque, ragazzi, dicevano di un miliardo, perché magari Microsoft ha detto col cazzo che vado a pagare tutti questi soldi e sopra. Sti giocatori che fanno le class action non sanno
veramente l'incauto acquisto dovrebbe esserci, dovrebbe beh, esserci. Aspetta, da quello che mi hanno detto però non era quello, il problema è che hanno comprato una roba che non funzionava e non gliele rimborsavano. Ma hai comprato l'espansione no, per la 76? No, ragazzi, è molto più leggera la class action. La class action è semplicemente legata al fatto che loro con la patch avevano garantito l'inclusione del coso per creare le mod, non mi ricordo come si chiama, il creation kit, e non ce l'hanno messo, quindi semplicemente quello non era un problema di gioco che non funziona o che il gioco faceva più cagare, tutti i problemi Fallout 76 al lancio, diciamo non aver rispettato quello che dovevano essere i contenuti della patch, quindi ma parliamo veramente in culo. Parliamo proprio di una cosa, sì, di pagamento, semplicemente dovranno fare i conti su chi è che deve pagare, perché chiaramente hanno sbagliato, chiaramente è un'informazione falsa, quindi devi pagare. Paolo, e stop. Paolo. Paolo. Sta andando bene. Sono caduto. Si è buttato, no. Ho visto tutto. Ma sono appoggiato su una finestrella, come faccio a tornare in barca? Ma che vuol dire sei caduto dalla nave ma sei appoggiato su una finestrella? Adesso che significa? Come prima che è andato al bagno c'era l'altro. Ah no, è un ponte, no, pensavo fosse una finestrella. Ma che significa, Alessio? Ma da dove si rientra? Ah, c'è la porta. Mamma mia. È incredibile. Ah, ok, semplicemente pubblicità truffaldina, ok. Esatto, pubblicità truffaldina, bravissimo. Cioè, hai dichiarato il falso. Il problema è quello. Ti faccio questa domanda invece a te, Gatto, che è molto interessante. Noi ne abbiamo parlato tantissimo nel cortocircuito. Però vedo che in chat da noi, sì, poro nonno, confermiamo, in chat da noi ne stanno parlando. Secondo te, Gatto, dopo Days Gone, che altri giochi Sony porterà su PC? Allora, mi piace sognare e quindi Bloodborne. Ma lì mi piace proprio sognare. Che è il most wanted, poi. Sì, esattamente. Perché avere un Bloodborne che mi gira a 60 frame... Comunque con quella grafica lì che non me la ricordo brutta, eh. Su Play 4 me lo ricordavo molto molto bello, adesso potrei ricordare male. Però un gioco che veramente mi ha ucciso il pad, che come sapete non sono fan del DualShock 3. Ah no, del DualShock, scusami. No, DualSense molto meglio, molto meglio, un altro mondo assolutamente. Io continuo... Scatti. Ah sì, scusami. Scatti e caricamenti. Poi altra roba PlayStation, sai che non lo so, perché è tutta roba che non mi metterei a rigiocare. Cioè, difficilmente no, vabbè, però mi aspetta, gioco un The Last of Us. Sì, però aspetta, non ti ho fatto la domanda. Ah, quale gioco cosa vorresti? Secondo te che cosa esce? Devi andare molto più verso ovest, Alessio. Sono troppo cosa verso sud. Cosa può uscire? Knack, sicuramente Knack. Ma perché sono robe che hanno lì e fanno numero. L'uno e il due God insieme. Of War, ragazzi, sono le cose per me al 100% dopo Days Gone il primo che esce è God of War in vista poi del 2. Secondo me esclusivo no. PS5. Tant'è che anche Cory Barlog disse, si lamentò poi prima che arrivò l'annuncio di Horizon, si lamentò dicendo non tutti sono Kojima che possono permettersi di far uscire anche su PC, e naturalmente considerando che Horizon è uscito anche per attirare l'attenzione su quello che può essere il brand Horizon, il seguito del seguito, esatto, identico cosa accadrà prossimo anno penso... la no, pensi in modo identico no, a Francesco no. E per me non è neanche il prossimo, cioè per me è proprio a cavallo dell'estate è God of War 1 con poi ovviamente il 2 che rimane esclusivo PS5, cioè PS5 e PS4. E no, però per me pure PlayStation è God of War 4, God of War 2? Per me no. Sì, al 100%. No, che cosa? God of War 2 e PlayStation 4. 4. No, secondo non me. L'hanno annunciato, no? No. No, no, è solo PS5 per ora. Però per me se esce, ne parlavo pure con Umberto. Per me se esce entro marzo dell'anno prossimo, come credo esca. PS4. Per me marzo-aprile, per me esce al 100% PS4 e PS5. Mi auguro di no, non credo. E secondo me non esce neanche su PC, perché è una di quelle esclusive talmente grosse che è difficile lasciarle andare. Più probabile Bloodborne. E The Last of Us? No, anche secondo me della squadra è più quello che si vendono. Quelli proprio main che carryano, diciamo, non le vendite. Il coraggio, dici. No, della Stovase God of War secondo me sono troppo grossi. Non lo anche so, perché io... poi dopo inizio io, ragazzi, vi dico primo minuti vado via. Devo andare sì, via. Sì, va bene, andiamo via a mezzogiorno e punto. Arriviamo a Booty Isle e andiamo via. Tanto della Stovase per me anche il primo della Stovase invece esce. Sono convintissimo anche di quello. E Bloodborne è credibile, sì, assolutamente credibile. Per me è l'unico della lista che è sì un'esclusiva buona, ma non così tanto. Se fanno The Last of Us 1, ma prima di vedere il 2 ne passa parecchio. L'uno. Sì, l'uno, assolutamente, sono d'accordo. Per me fanno l'uno al 100%.
Però ho detto, per me adesso a breve quel primo che faranno assolutamente God of War e poi sì, The Last of Us. Ci può stare Bloodborne, ci possono stare, però per me ci sta. Anche perché raga, quando The Last of Us e God of War usciranno su PC, le esclusive veramente non avrà più senso farle. Non so che, su che base dite questa cosa qui, però... Se, non ho bene. Capito, non ha senso raga, fare esclusive. Quando The Last of Us e God of War usciranno su PC, le esclusive veramente non avrà più senso farle, dice Pec96. Io non capisco che c'entri, però... Io Luke continua a ripetere Persona 5, ma non stiamo parlando di un gioco Sony. Non è Sony Persona 5, ragazzi, stiamo parlando... Stiamo parlando dei giochi proprio fatti da Sony, chiaramente. No, non lo so, Sony non è Microsoft, quindi non è che guadagna anche vendendo roba su PC così agilmente. È che sì, è che ormai sì, guadagna anche con quello. E se guadagna anche con quello, però guadagna molto dall'ecosistema, PlayStation, facendoti pagare abbonamenti, facendoti pagare il Plus, facendoti pagare... Questi sono giochi che una volta che è finito il ciclo vitale, visto la loro natura... Hai buttato l'ancora, Alessio. Non sono praticamente, non dico morti, ma quasi su console. Quindi... Ma invece potrebbero fare la mossa Nintendo, riproporteli ad ogni console a prezzo quasi pieno. Lo può più fare, tant'è che Nintendo vedrà gli stormi volare, perché oggi con Switch ha avuto la fortuna di avere una lineup, quella di Wii U, che non si è giocato nessuno. Prossimo Switch, prossima console, questa fortuna non ce l'hai. Non hai tre... No, è vero. 3D World da rigiocarti così. Perché 3D World adesso sta vendendo come il pane. Non è hai straordinario, sì. Non ha giocato nessuno. E quello è un bel problema per Nintendo, se... Sì. E però invece no, non la penso minimamente come Peck e gli altri. Per me Sony può far tranquillamente, è come, anche rispetto a te Gatto, per me Sony può far uscire tutti i suoi giochi tranquillamente su PC. Rimonetizza sicuramente, ce ne guadagna, però nel momento in cui magari inizia a pubblicare qualcosa che già uno a metà dice non so se prendere il PC o se prendere la Play 5, a quel punto veramente vince Microsoft, perché tutti i giocatori PC continuano a comprare anche le esclusive Sony su PC, e sul televisore si affiancano un Xbox che con xCloud gli permette di giocare i titoli o portare avanti i titoli che stanno già giocando su PC. Ma secondo te, ma c'è una persona così indecisa tra console e PC? Ma tu stai facendo un mercato che non esiste, Gatto. Cioè, ma chi è che decide invece di spendere nei 500, accendi i giochi, ne spende 1.500? No, ma c'è chi si fa un PC un po' del cazzo, però gioca tutto quanto. Ma lì non spende magari 1.500, anche le schede video. Ragazzi, fermiamoci qua, perché allora ogni volta che ripartiamo chiudere. Alessio ritira sulle vele e ributta giù l'ancora. È un'ora e mezza che fa sto gioco da decelebrato, quindi ci possiamo fermare qui, perché no, ma sono arrabbiato, è mezzogiorno, quindi, che non andiamo, ragazzi, da nessuna parte. Dove cazzo stiamo andando? Alessio, andiamo all'ancora e facciamo il bagno e Alessio ributta facciamo giù, facciamo il bagno, tiro su, guarda, entri nel cannone, no, per me, così non conviene, wow! PC, però è un mercato hardcore ci conta. No, Gatto, secondo me stai parlando della tua utenza e non è l'utenza del mercato. Secondo me se vai in giro a chiedere, nessuno non è la maggior parte. Non trovo PS5, allora mi faccio il PC. Non ho mai sentito nessuno nella mia vita che dice questa cosa qua. Non ho detto questo. Ho detto che nel momento in cui l'esclusiva arriva anche di là, inizia ad avere un altro tipo di senso. Ma per me, se uno magari gioca più alla scrivania, già ce l'ha. Ma esatto, già ce l'ha, ma non è che uno aspetta. Non è che uno aspetta che esce l'esclusiva PlayStation 5 su PC per farsi il PC. C'ha già il PC, non cambia nulla. Ha già il PC e non compra la PlayStation 5, smette di acquistarla. Hai capito? Devo scappare, vi voglio bene. Vai. Ciao Fra. Tanto chiudiamo anche allora, noi adesso. Cioè, il mio discorso era, non è che mi sono spiegato male, non è che compra il PC al posto della Play, non ti compra più la Play e non ti paga più il Plus, non è più all'interno di quel ciclo di sconti e quant'altro. Quello lì intendevo. Ma sì, ma di che parliamo? Di un centesimo, un milionesimo dell'utenza attuale che oggi fa la Play? Sì, cioè, secondo te quanta gente ha il PC a casa con cui gioca, ma si è comprato PS5, che si è fatto gli abbonamenti e dice,
però mi iniziano a uscire le esclusive dopo tre anni, no, perché tanto è quello, se mi iniziano a uscire le esclusive PS5 dopo tre anni che escono su PS5, smetto di comprare non dopo PS5. Tre anni. Il mio discorso era però, per il mio discorso era per le infatti giochi vecchi va bene, nel momento in cui fai uscire quello. Roba nuova in non tempo reale. Non esisterà mai roba nuova in tempo reale. Era quello il mio discorso. Microsoft. Era quello il mio discorso, che non lo faranno mai. God of War 2 non esce adesso. God of War 1? Ma infatti ho detto prima adesso chiaro. Esce God of War 1 per spingere God of War 2. È presto secondo me l'1. No, per me è più probabile God of War. Per me oggi far uscire God of War esattamente come hanno fatto per Horizon è proprio il cavallo di Troia perfetto per stimolare la gente a prendere PS5 e comprare God of War 2. Basta che lo facciano proprio girare bene, non a scatti come è successo con deve essere perfetto, ovviamente deve essere perfetta la cosa, assolutamente. Alessio non si sa che sta facendo, ragazzi, lo so che lo vedete così preso, tra l'altro con Polo Nono, con la macchia dei vecchi di fianco alla basetta, o un neo, non so cosa sia. È un neo. Pensavo fosse la macchia dei vecchi. Allora, Gatto, è andata un po' meglio oggi? Sì. Sei sì, più soddisfatto? Sì. Beh, sarebbe bello finire una partita senza affondare. Portare a casa qualcosa oltre a chiacchierare. Esatto. Allora, io che faccio? Ti faccio salutare sì, i tuoi? Sì, ci salutiamo e poi dopo ognuno saluta i suoi, così non ci incastriamo. Per mille saluti, è stato un piacere. Mio, ne come sempre, parliamo il nostro. Mese prossimo, il primo lunedì del mese. Sì. Esatto. Però, scusate, ma esiste solo la sessione mattutina? Non si può fare? 5 aprile, già lo possiamo dire. La sera è un'ora, è difficile, Alessio. Lunedì 3 5 ore, aprile. Perché un'ora? Perché io faccio un'ora la sera. Lunedì 5 e aprile. E che cosa succede se una volta fai 3 ore? Che lunedì sono 5 aprile. Ti inverte l'asse terrestre, che cazzo succede? Ma no, è che dopo mi faccio 6 ore di live, tra i video e quant'altro, vorrei farmi anche una dormitina. C'ha ragione. Sto morendo. A posto. Allora, grazie, a grazie voi. Gatto. Buon grazie, proseguimento, Marcolino. Ciao. A te, ciao caro. Allora, Alessio, invece noi rimaniamo qui, che salutiamo, e ne approfitto per ricordarvi, intanto vedete che si è tutta smontata la grafica, perché è normale, ne approfitto per ricordarvi che assolutamente le nostre live oggi sono appena iniziate, alle 15 ci sarà l'intervista, credo fatta da Vincenzo, allo sviluppatore di Dry Droning, alle 16, credo sempre Vincenzo, farà il multiplayer risponde, poi alle 18 ci sarà un partitone a Valheim con lo splendido Greg, con Emanuele, alle 19 torna Francesco con Elite Dangerous e si conclude oggi la giornata alle 21 con un'intervista a Emanuela Pacotto e Davide Garbolino, che sono, se non sbaglio, credo, immagino, doppiatori tra gli altri di alcuni personaggi dei Pokémon. Quindi direi che oggi veramente una quantità di roba fuori, una quantità di live assolutamente folli. Per quello che mi riguarda, invece, io con voi ci rivediamo domani alle 16 con il Tech Talk. Scusa, puoi chiedere in chat se hanno gradito il layout o era troppo confusionario? Allora, ragazzi, faccio un sondaggio velocissimo, molto veloce, così mi dite se va bene e poi chiudiamo. Niente, devo offrire l'anima al traghettatore. Finisce proprio in mestizia questa roba della live. Sì, no. C'ha un sondaggio velocissimo di esattamente un minuto. No. Quindi vediamo. Mettici anche se no, perché ci devono proporre sì, un'alternativa disegnandola, mandandocela il disegno. Perché non esiste. Che mandino il disegno alla casella postale 564 Anzio Nettuno. Allora, direi che, vabbè, possiamo già concluderlo qui, sta all'80% sì, quindi probabilmente tutta gente che non capisce un cazzo di grafica e quindi ha detto l'80% sì. Allora, ragazzi, a questo punto io ne approfitto per ringraziare ovviamente Francesco, già andato via, ovviamente Marco, il gatto sul tubo con cui abbiamo giocato, come al solito andate a vederlo anche sul suo canale, mi raccomando, se già non lo fate. Ringrazio chiaramente Alessio che per svegliarsi questa mattina presto, abbastanza presto a poter fare questa live, è andato a dormire direttamente venerdì sera e si è svegliato direttamente stamattina, cioè ha saltato in blocco il sabato e la domenica. Comunque hanno vinto il 79% di sì e il 21% di no. Questa è la cosa. Beh, speravo un po' di più, sinceramente. Ma volevi proprio un plebiscito. Non è un plebiscito. Che stai facendo? Stai sollevando tutti i cannoni perché poi li fai le foto facendo finta che sia il tuo pene? In erezione? Ah no, è che... Perché non mi fa sparare nessun cannone? Che bravo, perché ci saranno le palle di cannone dentro, Alessio, semplicemente. Grazie a tutti quanti, ragazzi. Volevo fare i fuochi d'artificio finali. Spero che vi siate divertiti e rimanete sul nostro canale per tutte le live di oggi. E poi noi ci rivediamo quanto prima. Ciao!